Canzone. Oh mio Dio. Madre. Sono 38 persone. Che succede? Sono le 4, eh? Sono 38 persone. Ciao Luisa! Hai finito di tagliare i capelli? Questo qua mi sa che ci manca qualcosa. Ci manca qualcosa. È finita qualche frutta? 2, 4, 6, 8. Ci manca qualcosa. Ci mancano vedi, ci mancano. Che ora è? 16.000 dollari. Che cazzo hanno combinato con 16.000 dollari qui dentro? Chi è che ha comprato tutta sta roba? Vabbè, facciamo una cosa, ordiamo due di questi. Che ora è? Le 16? Sì, penso che non dovrebbero riavviare niente, no? 10.000. Erano 16.000 dollari, eh? Non li ho mai trovati tutti questi soldi, Bonnie. Vabbè che mo, cioè, molti negozi non li fanno più, cioè, non gli mettono la roba. Cazzo, devo comprare? Le simmi ce l'ho, le mazze ce l'ho, i grimaldelli non sono inutili. Kit di riparazione, pure ne hanno comprato qualcuno. Ciambella, borsone. Cosa devo comprare, Bonnie? Te lo conosci? Che si deve comprare? 2.000 dollari. Io vorrei mettere le bombole d'ossigeno, queste cose così, ma ancora non le posso mettere. Supremo questo. Pronti? Pronti? Ehi! Fammi togliere la musica, va. Pronti? Partenza, via! Ok, gli mando un messaggio. Non funziona il telefono, che cazzo succede? Allora, melanzane, cellulari. Binocolo c'è, questo c'è. Mi sono presi tutte. Non capito, c'è qualcuno che viene qua a comprarsi il latte. Proprio per il latte viene. È giusto, fanno bene, però. E prendiamo due di queste, dai. Così facciamo prima.
Ah, uno allora. Ah, solo uno, guarda lì. La voglio mettere una in vendita. Dov'è? Dov'era? Perché l'ho... Ah, ecco. Una macchinetta, magari se vogliono fare un giretto. Mi senti? Non mi senti? Ma scusami, eh. Cioè, praticamente ho speso 14.000 dollari. Mo' speriamo che non riavviano, se no perdo tutta la spedizione. E lì poi chiamo Supremo, dico, Supremo, come dobbiamo fare qua? Ciao! Salve. Ciao, come salve? Salve. Ciao! Salve, capo. Senti, vedo che i telefoni non funzionano. Speriamo che non c'è un blackout perché ho fatto una spedizione ora, eh. Ah, a quest'ora già, porca miseria. Vabbè, ci Ecco, no, vediamo no, giù in dico. concessionario, va Ok, bene? va bene. Ok, Vai. vai, 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 tranquillo. Lascio Vai, spazio ai giovani. vai. Vai, vai, prego. Prego. Guarda che te Aia! faccio pagare la macchina come nuova se te muovi, eh. Puoi andare, grazie. Come lo butto in acqua, merda. Oh! Andiamo, entriamo dentro. Tutto a posto. Senti, mi controlli se hanno pagato la fattura? No, questo ti volevo dire. Perfetto. Senti, ieri abbiamo affittato un altro Ottimo, sparro, sia che... sparro. allora fermo, fermo, lascia chiuso. Andiamo No, no, un attimo. tanto lunedì mi dovrebbe tornare uno, dopodomani. Vabbè, ma se ti serve in questi giorni? Dai, Lo so, mo non ce andiamo, l'ho, andiamo. non ce Tanto l'ho non né c'è problema. io e né Vedi. Fiorello, non ce l'ha nessuno dei due. Da se vuoi te ne do due a te e poi tu Yeah. eventualmente lo passi poi a Fiore, se non è un problema, va bene? Va bene. Che il problema è sempre non so quando viene quel disgraziato. Chi è? Francesco, sicuro. Ah. Senti, per quanto riguarda, è passato pure Aldo ieri. Ha rinnovato Ah, per gli dell'import. affittori degli elicotteri. Sì, Ha come sta? rinnovato tutti e due gli Che elicotteri. carino che è. Come sta? Tutto a posto, sì? Tutto a posto, sì, tutto a Dobbiamo andare a posto. prendere un po' di fruttina poi da loro, eh. Senti, gli ho detto, guarda, ti faccio uno, ti faccio la fattura normale, l'altro mi tengo già la frutta pagata per il mese. Tre Ah, volte la bravo. possiamo andare a prendere. Bravo, bravo, meno male, mi piace così, mi fa piacere a me. Buonasera, capo. Buonasera, Vabbè, che Francesco, come cosa? stai? Tutto Tutto a bene. posto? Ciao Lei? Willy! Lei? Buonasera. Lei? 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 Lei chi è Ma, lei? Francesco, ti ho detto un milione di volte, non te devi formalizzare. Per me sono delle stupidate, lei, lui, là. Basta il rispetto nel parlare, basta, tranquillo. Ah, aspetta, hai ragione, sei il supremo, t'avevo confuso per Natasha, mi scusi. Mannaggia la testa mia, mannaggia. Vincent, ciao Elia. Non so perché, ma mi rendi la giornata migliore, grazie, Francesco. Prego. Allora, andiamo a prendere lo sparro. Perso, l'abbiamo perso. Allora, signori, no, e intanto andiamo all'aeroporto così ti ripristini questi se sparro. Ok, Capito? Vogliamo andiamo. andarci con. Andiamoci con la macchina, dai, senza che ci facciamo l'eliporto e Eh prendiamo sì, l'elicottero. andiamo. Prendo la mia, tanto la vostra è Va tutta da bene, due. ma signori, se iniziamo a prendere delle macchine aziendali, anche da poco, ma a quattro posti, si può anche Qua, fare. dimmi quale. Dobbiamo un po' valutare cos'è che ci Però può tanto lo essere sai che utile. poi uso sempre queste. Dove vai, Guarda Checco? che... Ecco! È andato a chiuderlo. È aperto? No, mi dice di no. Prova Vai, un'altra vai, vai volta. ora, vai. Sì, Oh, appena vado. entra in auto. Ma ci segui? Uso questa perché c'è la musica. Vai! Ci vediamo all'aeroporto allora. Aeroporto. Vabbè, faccio strada autostrada, mi serve più di là, è meglio.
fai come ti pare, non ti preoccupare, prendi la strada che ti trovi. Allora ne prendo due allora? Sì, te ne do due e così poi appena arriva Fiore, che tanto tu c'hai più opportunità di me di incontrarlo, poverino, così glielo fai ripristinare pure a lui. E eventualmente, Vince, se abbiamo il fondo cassa e ti serve un veicolo che poi devi avere per poi ripristinarlo, prendili, usali e poi eventualmente ce li rimettiamo, eh. Va bene. Cioè non bloccarti il lavoro se è soltanto una questione di soldi da prendere o no. Beh, basta che quello che prendi. Sono tanti soldi, poi... quello è il problema. Vabbè, se possiamo poi ce li rimettiamo, sai che servono sempre per lavorare, no? È un pazzo questo dietro. Sì, infatti non so se ho fatto bene a venire con voi, guarda. Sono io pure a quello che si spaventa. Ok, mo facciamo il conto così vediamo quant'è. L'abbiamo perso. Allora, tu mo li ripristini e poi niente, poi vabbè, per i contratti e via dicendo. Ce l'ho i contratti, ce l'ho. Sì, ho capito, ho capito. Ne tengo sempre uno, massimo uno appresso. No, ma sai che dovremmo fare, cioè, mo per adesso, se non, finché non ci mettono la cassa comune lì al concessionario, ci mettiamo una cassaforte e lì ci mettiamo un po' d'alcolici. Ma ognuno può aprire la sua o se c'è una combinazione posso aprire la no, tua? No, ognuno può aprire la sua. Però volendo, se c'entra qualcuno la possono scassinare. Esatto, sì, quello sì. No, però. Infatti non è proprio bello. Diciamo che è un po' una mezza sola. Fai un attimo il conto. Due allora, conto sì, due. Un milione e quattro. E non ti arrabbiare. Anzi, mo mi devi fare una rapina. Un milione e quattro. Tu dicevo mai più. Sì, e dove li trovi questi soldi? Elia, quella faccia ti ricorda qualcosa? Vediamo che me li dà a me. Ehi! Li stai contando bene? Madonna, quanti... Sono 6-0. Con un 4. È un attimo pensierioso. No, te sento, ma se mi dici... Te l'ho detto 40 volte, 1.400.000. 1.400.000. Mi senti ora? Ecco, digli qualcosa. Sì, controlla le tasche per favore. Ok. Questo. Elia, ti ricorda l'aeroporto? Da molto che non ci venivamo. E mo chi è che mi porta di là? Chi è che mi porta di là? Aiuto! Che me devo fa a piedi? Delle prove, questo sarà stato capi, guarda, io non lo so se è capi che ha detto sta cosa. Ciao Arsenio, tu mi senti? E niente, non mi senti. Ah,
Allora, un'idea c'era. Sali, che abbiamo rubato sta macchina, sai? No, era aperta, non è che avete rubato. È la macchina di uno strano. Senti, hanno fatto una chiamata commerciale. Tante... Ma questo lo sei tu, perché tu ieri. Ecco, questo sarà stato Capi. E non mi ha detto nulla, capisci? Io che devo fare? Hai visto come tira la macchina con me? Con te invece è proprio brutto. Come tira? Guarda. Ok, ne prendo un altro. Un altro? Sì. Due elicotteri. Dai, hanno fatto un'altra chiamata, io non lo so. Come devo fare? Speriamo che non si spegne il motore. Ok. Siamo arrivati pure con questo. Allora, fammi vedere che chiamata hanno fatto ora. Ma chi è questo? Salve, mi sente? Basta stare al telefono. Sto cacchio di telefono parli? Che non funziona oggi. Senti, com'è che guida Fiore? Bene per te? Vabbè, fate. Pronti? No, ma non Pronti? Funziona il telefono, non funziona il telefono, è inutile. Super, ieri ho conosciuto una persona che mi sono fatto... Ragazzi, ho fatto una mandragata e già da lì l'ho amato. Andiamo un attimo in concessionaria Barca e vediamo. Non so cosa sì, vuole questo cliente. Fai attenzione, mi raccomando. Sì, c'è un cliente che. Ci provo io con un gattino. Che succede? Ah, bella, se vedi che musica che si mette quella, vista. Ma dove deve andare lui, su? Vabbè, giochiamo oggi è di poche parole, mi sa. Non vuole parlare. Ma che è successo? Andiamo in sede? Sì, allora, siccome il telefono non funziona, ha detto passi sì. In concessionaria Barca e parliamo lì, perché non è possibile sì. Questo ma speriamo telefono. Che lo sistemano sto telefono. Io spero che non fanno ora il blackout, perché ho fatto $14,000 di ordine al negozietto. Capisci? Sì, ho capito, ok. Mi no, messo, miracolo, la macchina mia è rimasta lì. Yeah! Hai visto? Ma prima sono andato al garage e ce n'avevo 4 che avevo lasciato in giro, mannaggia a me. Apriamo le porte qua. Ma Checco dove è andato?
Ma non vorrei che la scuola di volo. Che devo fare se la scuola di volo? Devo fare io? Devo continuare Non ho capito. io? Se è la scuola di volo, devo continuare io? Eh sì, a sto punto sì, ma volevamo far provare Francesco, no? Non lo so, dimmi tu. Che pure l'aveva iniziata uno ieri. Allora, sì, facciamo fare a lui. Se è la dottoressa va lui perché l'ha iniziata lui. A zio Willy. Mira, sempre qualcuno. Sempre con quella musica, quella. Chi è che ci prova, Arsenio? Chi è? Vale anche per te, Allora, cioè, giustamente. Sì, dimmi. se viene questo, mandiamo il buon Sorchecco a fargli la guida e io e te andiamo un attimo in polizia. Di nuovo? Ah, che E vorrei bello! sapere che sta succedendo. Cioè, hanno detto paghiamo subito e non hanno pagato. Sono passati 2 giorni, io gliene avevo Che è dato uno. successo? E voglio sapere perché la polizia non ci salda la fattura. Supremo, Sì. Che succede, Vince? Quello che è qua vicino, solo che non lo vediamo. Ah, ok, Ok, ha detto e se sì, può arriva chiudere gli subito, occhi e arriva riaprirli, subito. farebbe Sì, prima, sì. Lo arriva aspettiamo qui subito. senza problemi. Sembra di trovare una seconda moglie. Mi aggiornate, ragazzi, che succede? Allora, Checco, la polizia ci deve pagare 200.000 dollari di arretrato, Fattura. di fattura, capisci? E sono già. È da domenica che ancora non pagano. Ragazzi, pugno duro, basta, pugno di ferro. Pugno duro. Che devo fare? Se anche denuncio, cosa succede secondo te? Non denunci, denuncia lo Stato. Devo denunciare lo Al Stato? comune, eh Al sì. comuno? Al comuno? Eccolo il comuno. No, quello No. non è comune. Non nel Quello è comuno. supremo. Ah, ok. Comunque, Supre, che dici come titolo della concessionaria? C'è cioè come nome Supreme. Non ho È capito, scusami. bello come lo dice. È Come bello titolo della incredibile. concessionaria Ciao Supreme. Arsenio. Supreme Airlines. Mamma mia, bellissimo! E No, a solo sto però punto solo la aerei chiamiamo allora. concessionaria, barche aerei abbiamo fatto prima, bozze e airplane, che ne so, boh. No, ma Vabbè, ma proprio perché sto cazzo in inglese? Ma chi se ne fotte? Supreme Airplane. Sì, è un bot. Go now. E Ma è ci devi mettere, bellissimo. no, ci puoi mettere Supreme Air and Wave, cioè aria e onda, capito? Calmo, che te vedo che poi Va mentre bene, esci. cioè Supremo, a me mi serve il nome perché c'è il giornalista A che te ancora serve il attende. nome, scusa, Supreme mi avete Airwave. preso una settimana in giro tu e Firenze e Sì, dicevate: ma ci ah, vuole non pure c'hai nelle idee barche, creative, sei Willy. molto noioso. Sia, Io ho detto: sia. vabbè, ragazzi, delle che voi siete anche una mente più fresca. Oh, siete in quattro, ne avete scelto uno di nome, Sia, porca giusto. miseria. Ora sono arrivato io, ho detto Supreme Ma Airwave. non voglio dargli il nome mio, non è l'azienda mia, io la gestisco, capisci? Questa è azienda dello Stato. Se era mia, ci facevo proprio scrivere sopra, qui, chi entra qui, lasciate ogni speranza voi che entrate, capito? Allora, State Airwave. Sea Airlines. No. Scusate. No, non piangere, che ecco. A me serve sempre il nome, però. Madonna, questo microfono che si Vabbè. alza. Vabbè. E vabbè cosa? Il nome l'hai No, perché sul deciso? nome supremo ci sta bene un po' Comunque mi dappertutto, piace, questo è il Willy. problema, Vincenzo. È un po' come il maiale, non si butta via niente del supremo, capito? Ah boh, però ma non dà larga, però, Supremo, eh? Stai zitto, dai, che vedi Sì, l'ora di venire a lavorare infatti, qui. fammelo copiare un attimo. Ci hai Piacere. girato Glielo intorno scrivo prima in il privato. brevetto, poi il brevetto pilota stunt. Poi ne visto che ti facciamo le cortesie, dici queste sono brave persone. Metto qua. Vedi come sta In zitto, sì. generale. Stiamo calmi, Supremo. Ho preso il coso di Willy. No, no, ma non glielo dico poi, se gli piace.
Airlines. Oh mio Dio. Mi siedo. Allora, hai deciso il nome? Ecco, tu l'hai deciso? Per me Supreme Airwave è bellissimo. Sei stanco? No, non sono stanco. Ma non per Supreme, perché secondo me proprio il nome Supreme ti pensi qualcosa di costoso, proprio di lussuoso. Ma che cazzo è lussuoso cosa? Ma Guardalo, stai guarda quanto è zitto, brutto, guarda, guardalo, guarda quanto è No, effettivamente brutto. sto bianco mi ha un po' rotto le scatole. Mo dopo ritorno in Ah, a grigio. proposito, Perché si Supremo. riagge. Sì, dimmi. Cioè, se ti vuoi cambiare, Sì. puoi andare sulla spiaggia e ti vai a cambiare. In che senso, scusa? Ci sono gli armadi lì. Ma davvero? E in giro pure. Dopo ti porto pure a vedere Ah, dove ci sì, sono. buono, buono, mi fa piacere questa cosa. Ma ci sono in tutte le aziende, ovviamente, la nostra. Vabbè, Allora, Vincenzo, non, te lo dico subito, non riusciremo a metterlo. tanto ci sono quelli in giro, Perché usiamo quelli là in stanno giro. lavorando per altro adesso, Sì, capito? Quindi. vabbè, usiamo quelli in giro, non fa Sì, niente. per adesso dai, abbi pazienza, facciamo Sì, così. ma è Visto che ce vicino, l'hanno poi ti messo in faccio giro dei vedere. camerini, meglio così, ne Sì, ce approfittiamo. ne sono tanti. Va bene. E come mai, cioè, non ci ho fatto caso? Diciamo che è un po' di tempo che effettivamente non giro un po' allo stato wild Se per la città. vedi, se apri un attimo Sì, il GPS? GPS, Aspetta un attimo. vedi al mio negozietto, ce n'è uno sulla destra, si chiama Camerino, Camerino 9. Lì è quello là più vicino che ci abbiamo qua. Questo qua, dritto sopra di noi. Io In realtà è il camerino 1. vedo 9, vabbè. Scusa, non sono negozi? No, non sono negozi, è No, fuori. no, no, Già ho provato, sto dicendo, Simone. Ah. secondo me il camerino 9 è più vicino. Che Il 9? io sinceramente me ne andrei sul Pontile a sto punto. Io dico il 9, tu dici il 9, No, no? io dico il 2 invece, il Pontile. Beh, guarda l'1 L'1, Supreme, eh è sì, proprio l'1 sotto. sì, ma se vai, fai prima andare dritto, secondo me, perché devi uscire prima da qui dentro. Facciamo una gara? Facciamo una. No, vabbè, ma più o meno puoi andare ovunque, capisci? Non lo sapevo, mo Facciamo una gara vedo, con i verifico tizi. se magari è un errore, però non, a sto punto non è un errore che dà problemi. No, no, cioè, noi ci dobbiamo cambiare. A parte che c'è la casa ora, quindi va Vabbè, bene così. tu hai risolto il problema, dai. Però ad andare alla casa, il camerino qua vicino. Vabbè, casa è casa, comunque sia, c'è pure la cassaforte e tutto il resto. Supre! Poi dimmi, Francesco. È pieno di soldi a casa di Vince. Ma se stanno per terra sono finti, sono fatti dei cartoni, Ciao, figurati. Simone. Sono lì cartoni. Buffone sei! Tu sei un pezzo di me, sei un buffone! Vabbè, Supremo, qua non arriva, che devo fare? Andiamo? Fa una chiamata, sì. Non vorrei che poi lo chiudiamo dentro. Lasciamo un po' uno spiraglio d'aria, andiamo. Ma questo signore che doveva venire, Allora, questo Supremo ha stesso. fatto due chiamate, poi ha Sì. detto arrivo subito perché non ci vedeva. Ok? Ok. Allora, poi ha detto salve, ieri mi avevate detto di passare da lei per delle prove. Io non gliel'ho detto. Checco, mica è la dottoressa, deve fare le prove oggi. Oh, Checco. Dimmi, amore. Mica dovevi continuare con la dottoressa, no? Doveva venire oggi pomeriggio. Ah, magari è la dottoressa, c'hai il numero No. tu? Può darsi pure che è lei, Ma quello ha detto ieri sera. eh. Come l'hai detto ieri sera? Forse Ah, no, forse è è vero. lei, eh. Gliel'hai detto di Sa. passare per delle prove oggi tu? Sì, che deve fare la seconda. Perché è la scuola di guida, no? Ma Eh chi? sì, Scusate, esatto. La signori. dottoressa La Mauretta. dottoressa, la nuova Ah, dottoressa. Sì, Mauretta! Mauretta. Volevo parlarci con la dottoressa. La Allora. vedo. Signori, non mi nascondo che mi piace moltissimo quella donna. Supremo, a chi è che non ti Infatti. piace in questa città? Fammi capire. No, beh, oddio, tu un pochino mi fai A schifo, pure tu, proposito, poi Francesco, un'altra mi cosa, fai impazzire. Supremo, un Dimmi, dimmi. detto come si. Tu appoggia. Sì, ma di Aspetta, chi aspetta, lo? aspetta. Batti 10, batti Ma 10. ti dice, bravissimo! Un'altra cosa, Supremo. Sei un imbecille, lo Ok. Belli costumi. sai, sì, Francesco. Te lo ricordi il signor Vergognati. Ade? Ah, Supremo? Quello del Luxury? Oh, dimmi, dimmi, te Te lo ricordi sento. Ade, quello del Luxury?
Ade, Alex. Ade, Ah, Ade, di quello di ieri, sì. sì. Il dio degli inferi. Ieri ha detto che era pronto l'ordine. Ha Sì. detto ok, passi in concessionaria bar che arrivo subito e poi non è arrivato più. Ah, ok. Mi ha Ma contattato lui, non è che ci ho io contattato credo io. d'essere un portasfiga Ti ho per questa detto, gente, ha guarda. contattato lui, non è che ho contattato io, capisci? Aspetta, super, quindi tu sei un portasfiga. Allora ti spiego, Francesco. Io ogni volta che vado a Luxury, Tequila, vabbè, Tequila no, per fortuna, per un paio di volte ci ho detto bene. Comunque, ogni volta che vado Sì? a visitare un locale, Francesco, che stai a fare qua a Eh Manolo in no, è mezzo? per scaramanzia. Guarda che lì è Scaramanzia. tutto morto da anni, quindi. Senti, signore, mi sa che non arriva, ce ne andiamo. Signorina. Ah, signorina, scusami. No, non sono sicuro che perché ci sono due scuole di volo in giro, capisci? No. No, allora, se vogliamo andare in polizia, Andiamo, dai. fa un'altra chiamata, che ti dico? Capisci? Non è che possiamo stare tutta la giornata qua ad Vabbè, no, se aspettarlo. questo non arriva, ma dovrebbe venire la dottoressa Maura? No. Se fanno di nuovo chiamata, che devo fare? Non è che posso aspettare qua. Vince, prova a mandare un messaggio di per problemi telefonici, non funziona il telefono, vediamo un po'. Ma Ma non hai capito, non hai capito allora che ha chiuso gli occhi, che Uso un attimo il bagno. era qui vicino a noi, capisci? Oh! Ma non Vince, capisce! io volevo aspettare che veniva e poi volevo andare in polizia. Dimmi tu, che volevo fare? Se non arriva, siamo tutto il giorno qua ad No, aspettare? lasciamo un attimo qui il sorchecco e noi andiamo. Vabbè. Ma senti, Luis, immagino. Luis mi ha contattato e mi ha detto che non arrivava oggi. Allora, mi fai una cortesia, scusami, Sì. eh. Quando ci vediamo, per favore, fammi da buon, come si dice, supporto, da buona spalla. Tu, appena entriamo, appena ci vediamo in città, tu dimmi subito chi può venire e chi non può venire, così io poi mi gestisco un po' le cose, Ok, siamo io capito? e te a Checco. Va bene, dai, almeno siamo sempre in tre, quindi noi ci Poi possiamo ogni tanto muovere. vedi un Christian che arriva, però quello è Sì, raro, capisci? ma io. Lì Vabbè. non posso avere certezze. Vabbè, no, capisco che pure lui è un po' impegnato. Ma Nico Bellic lì, Nico, come si chiamava? allora, Nico da quando ha risolto il problema del cellulare. Niente, sta fuori Esatto, città. Diciamo, il suo scopo era risolvere il cellulare, poi Ah, basta. non è venire qua al lavoro No, che abbiamo assunto. No, no, aspetta, esatto. mi sa che forse è arrivato qualcuno. Vediamo un attimo. Non lo conosco. Vabbè, devi essere un po' più gentile, è sempre un Beh, non ci sente, cliente. non ci sente dentro. Sì, dice. Salve, buonasera, Salve, benvenuto alla buonasera. concessionaria Da Heavy Bar, che mi dica. Ci ho avuto problemi un attimo al Non si check-in, non preoccupi, mi può volevano rilasciare il succedere. passaporto. No, non si deve preoccupare, l'importante è che ha risolto tutto, sì. Sì, tutto bene, tutto bene. Allora, sono qui perché ieri abbiamo parlato in Piazza Centrale, no, per Sì. un colloquio. Poi ieri ho cercato un attimo di cercare anche da prima in attività, tipo il becchino, però Oh mio qua Dio, nessuno un mi chiama. buon uomo. Dio, Scusa, ma tanto c'è la un lavoro chiamata da particolare, quel ma è un becchino, lavoro un po' fammi particolare il suo. Non vedere. so se ci sia Recupero, lavoro c'è proprio tanta per quello. richiesta. A Ha voglia, voglia, Supremo, sarebbe. Ti ricordi che lo volevi fare anche te, Supremo? sì, me lo ricordo un po' in altre Sì, città, sì. però Tu poi. mi chiami, Ma faccio di solito pulizia, qui se trasporto. muoiono è perché poi capisce, quindi è un po' Vabbè, particolare. io sottoterra ometto, poi. Ah, Poi tu sì, fatti su, vabbè, certo, c'ha insomma. ragione lei, figurati, il lavoro suo lo fa, come no? Si sono fregati il becchino. Sia per L'importante è che non privato, fa una ovviamente, mandragata. sia per enti statali, tipo la polizia e ospedale, insomma. Mi occupo di tutti i viaggi. Poi i costi modici, visto che non c'ho un dollaro. Hai ragione. E un funerale quanto costa? Mi scusi. Guarda, per privati chiedo 3.000 euro a viaggio. Ovviamente ho tutti i comfort. No, Musica, aria condizionata, perché. barra e mogano, fiori, tutto. No, vorrei una bara proprio Allora, low. se vuole, Tanto il venga a ragazzo è Cimitero, già c'è la un po'. buca pronta, se la vuole Bene, provare, sì, la non mi sua prenda, risposta. non mi prenda, scusa, che con attimo, non mi prenda per antica, siccome io avrei un attimo da fare, Ah, ok, mi se dica, mi mi dica. può dire in cosa potremmo esserle utile, Allora, intanto. io Ha parlato niente, con te volevo fare il proprio. colloquio. Sì. Come funziona il lavoro?
Allora, il colloquio innanzitutto a noi servirebbe sapere, lei era quello che aveva esperienza di volo, giusto? Più o meno, sì, quasi, Più o volo, sì. meno, perché Più allora o meno, sì, quasi. Più o meno, sì, quasi. le spiego una cosa imperativa che ci serve a noi qui. Noi servono piloti che siano abbastanza esperti. Se magari siete un po' arrugginiti, basta soltanto così, cioè una spolveratina, mi passi il termine, uno riprende la mano. Certo. Però se noi dovremmo insegnargli anche a pilotare, noi come un No, diciamo che investimento. mi serve una spolveratina, dai. Va bene, noi allora eventualmente possiamo farle un test per vedere com'è la sua Fanculo, abilità. Dick. Poi eventualmente ci Fanculo. rilascia qualche giorno per ripensare e poi le facciamo Certo, sapere. certo, Non è un certo. problema. Allora, senti Francesco, magari Dimmi. fammi una cortesia, visto che non viene nessuno, non viene la dottoressa Maura, No, giusto? no, Non c'è? penso che ci contatta, dai. Ah, va Non... bene. Allora, mi devi fare una cortesia. Noi dobbiamo andare un attimo in polizia e risolvere questo problema. Sì. Fammi una cortesia. Prendi intanto il signore, lo prendi, lo porti un attimo a fare un test. Giudicati, mi affido alla tua Ma di guida. esperienza. Gli fai un test sia dell'elicottero che dell'aereo per vedere un po' come se la cava. Gli fai fare un paio di atterraggi, come se facessi una specie di brevetto, capito? Ok. Solo che lo testi per vedere se è capace, veramente. Poi dopo ci Quindi rivediamo qui in sede e finiamo il colloquio, vabbè, va bene? quindi cose normali, giusto? Sì, Sì, normalissimo. normale, Magari gli fai normale. fare degli atterraggi un po' particolari proprio per vedere se è capace. Ok, Bene? va benissimo. Mi venga Vabbè. un Prego, Ok, vada allora la con Francesco. Ci ringrazio. rivediamo. Sì, mi dica. Prego, La ringrazio, dico, prego. per No, non si preoccupi. l'opportunità. Vado a Ma va, fare la no, non si prova. preoccupi. Ci vediamo dopo, così finiamo il colloquio, va bene? Importante, succede niente, perché insomma è l'unico becchino. ha ragione. Speriamo di no, speriamo. In bocca al lupo allora. Grazie, In bocca al lupo, in bocca al arrivederci. lupo. Arrivederci. Contrattalo bene. Senti, Salve. va io. Salve. Chiudevo, Come ti chiudevo. chiami? Ah, scusa, no, pensavo che stessi andando a prendere il carnet. No, no, no. Allora, andiamo un attimo in polizia, speriamo di trovare qualche graduato, perché ho sempre l'impressione Sì, che ci diranno non c'è graduati. nessuno, torni più tardi. Qui già c'è Vincenzino lo spazzino, è morto mangiando un panino. Grande perdita, vaffanculo, quindi. Aveva tutto piccolino. Ma che cosa? Stai calmo, eh? Detto stai Sì, no, calmo. sono andato a Vai. fiducia, ci ho provato un attimo. Ok, perfetto. Però mi devi sempre dar tempo di chiudere sta cavolo di porta, però, eh? Sii gentile ogni tanto Va bene. col tuo vecchio principale. Sei vecchio? Tesoro mio, sì. Ce l'ho parecchie. Parecchie lune ormai. Allora, andiamo a sentire per questa fattura. Io spero di risolvere Ma questo problema possiamo perché. denunciare? Scusami, ha ragione Cioè, Checco. Che cazzo per devo favore. Allora, fare? Ma scusa, ascoltami. ma l'altro giorno eri arrabbiato, oggi non sei Sì. arrabbiato, non Sì. capisco. Io sono mutevole nell'atteggiamento, ok? Sì, Io poliziotti di purtroppo con merda. la polizia mi sono rassegnato, lo sai benissimo. Se noi facciamo proteste e loro si indispettiscono, a noi la fattura ce la pagano pure fra 40 giorni, anche se ci danno la mora. Per Ma lo quello ci sai, proviamo. allora ti avevo detto che Sì. se non pagano la fattura, lo sai qual era la pena? No, Sì, se dovevamo prendere le macchine della polizia e gli elicotteri, certo, ma secondo te no, no, potremmo fare una cosa del genere, Vincenzo? allora speriamo, ci sono regole ben chiare nella città. Certo, c'è la mora, il progresso, sì, ma te pare che fanno una Cioè, cosa la polizia? Dai. Cioè, ho capito, però. io ho dei rapporti buoni con loro, inizia a Ma io fare vorrei averli pure io, ma loro guerra. non ci aiutano Vabbè, nel fare questi eventualmente ci rapporti. carichiamo una mora sopra, qual è il problema? 3.000 dollari. Va Pochi. bene, Sono va pochi, bene. insomma. Che te lo dico, tutto sto casino per 3.000 dollari. Salve. Salve. Una domandina per voi. Sì. Volete Ciao. comprare un giornale? Un giornale, quanto costa? 10 dollari, oppure se vuole qualcosa di più può offrire quanto Che vuole. succede, Ma Vince? Vuole un Vuole un giornale? 10 No, dollari che non ce l'ho. che succede, ragazzi? volete Vengono un comprare il giornalino. giornale? Il Oh, giornale vabbè. Allora, vengono. innanzitutto, Giornalino. siete due ragazzi, credo che siete educati. Comunque, ragazzi, piacere, mi chiamo Supremo. Piacere. Io sono Ciao, Arturo. Io sono Arturo. Giuseppe. Ciao, Piacere, Giuseppe. Ragazzi, come Vincenzino. possiamo esservi d'aiuto? Piacere. No, abbiamo Io. chiesto se volevate un giornale. Ma Perché noi certo, vendiamo giornali. quanto vi serve? Ditemi, sono Lì a stato anch'io lui, lì a bambino, lui. quindi non vi Il preoccupare. giornale costa 10 dollari, però puoi offrire Ok. quanto vuoi. Hai visto? È Tu mi furbo. piaci È perché c'hai la faccia da furbo. paraculo, bravo, bravo, mi piace, mi piace. Puoi Posso dare fare anche io? 5 Posso fare dollari? io? Mi date un attimo? Sì, puoi fare Ok, anche 5 dollari. Appresso, vedi un po' di.
il giornale. Ma cosa? Ma quanti? Ma cosa? Con questo mi compro la PlayStation! Non ci wow! La mamma non me la voleva comprare, la compro la PlayStation. Che mi hai dato? Che è questo? Allora, ragazzi, vi ho dato qualche spicciolo, mi raccomando, non siate spregoni. E poi vi ho dato un bel tè ghiacciato, così vi vedete anche qualcosa di buono. Ho un'altra domandina per voi. Dimmi pure. Che macchina è quella? Quale? Questa qui dietro di noi? Sì, questa qui. Claro. Questa dovrebbe essere una Futo, credo. Sì. Sì. Allora, non ho più la macchinetta, ragazzi. Cioè, devi chiamare Gesù per... Che succede a questa macchina? Scusate, fatemi capire. Dovrebbe essere io come vedo la mia quella blu. Sorti. Ti invece di uscire da questa? Io ho preso quella, andavo in giro, i signori mi dicevano non puoi guidarla. Io dicevo no, posso guidarla perché io vedo il sorti e non me la... vabbè, ancora. Allora, facciamo così, guarda, tu sai... Ti spiego velocemente. Fai un ticket, ok? Ok, sì. Ok, e spiega nel ticket spiega questo problema che hai. Tranquillamente, poi lo prendiamo in considerazione e cerchiamo di risolverlo subito. Va ok, bene? Intanto vado con lui. Sì, sì, vai, fai quello. Ma infatti, effettivamente, il veicolo cerca magari di riparcheggiarlo e lasciarlo dentro. Ma secondo me solo stavolta. Questo sarebbe il tuo, questo qua davanti? Questo qui, in teoria sì, io l'ho preso. Sì, però non è il tuo, giusto? Esatto. Non lo riesci a parcheggiare. Esatto. Va bene. Allora, se voi vi girate, io faccio un attimo una magia, buoni. Ah, guarda di là io. Fatto? Ok, posto. Abbiamo chiamato il carro attrezzi e l'abbiamo portata via, va bene? Okay. Così non hai l'impiccio che hai magari un veicolo, forse due in giro. Ma che cazzo sei di Sim? Ragazzi, se volete ogni tanto noi lavoriamo alla concessionaria barche e aerei. Se volete ogni tanto passare qui, passare di lì anche per farci un po' compagnia, sì. Va bene? Ok, figo. Se volete venire anche con i genitori, magari poi gli proviamo a vendere qualche barca a qualche moto d'acqua per voi. Sì, eh? Sì, sì, ma sì, va sì. Bene? Vendete le barche, vendete anche le tute da per sub. Voi le moto d'acqua, per voi possiamo darvi le moto d'acqua. Quanto costa? Moto d'acqua. E quella ne parliamo poi con Babbo, va bene? Ma voi vendete le tute da sub? Volendo possiamo fornire anche le bombole per le tute. Vinzi, ti denunzio. Mia mamma l'ha comprata una. Dai, ma che cazzo. È venuta ieri la tua mamma. Supremo. Sì. È stata una brava... Complimenti, sì, è una brava mamma. Fare sub. Va bene. Comunque, quando volete, va bene? Ok. Ora perdonate, ma abbiamo degli impegni. Dov'è? Allora, se tu apri la mappa sul cellulare, il GPS, in poche parole vedrai una barca bianca vicino a una barca azzurra. Se ci fai caso, la parte bassa della città. Noi siamo alla barca bianca, va bene? Ok. Poi se volete passare per vedere, sarete sempre, c'è sempre un'aranciata. Ti faccio bannare? Va bene? Ok, non mi bannare, dai. Ora scusate la preoccupazione, ma dobbiamo scappare. Abbiamo degli impegni. Ragazzi, buona giornata. È stato un piacere. Ciao, ciao. Ciao. Comunque, dicevo, allora. Quelli potrebbero essere i futuri, come si dice, futura cittadinanza. Io volevo il giornale. Voi del giornale, cazzo col giornale, se manco buono a leggere, ricorda essere del 90, eh? Vabbè, scusa. Vaffanculo. Dammi il suo giornale. Che vuoi, che giornale ti devo dare? Ti hanno dato il giornale? No, ma non ho dato niente a me. Veramente? Aspetta un attimo, manco visto. Ah sì, ce l'ho. Dammi di che hanno fatto, hanno pubblicato nel giornale l'altro giorno. Prego, allora aspetta, leggi e poi entriamo, dai. Non funziona questo cazzo di giornale. Niente, E allora andiamo. Ma che cazzo ci hanno dato? Ma che ne so, una sola. Ma chi se ne frega, almeno sono i ragazzini. Le future leve, bisogna tenersele buone, Vince. Allora, ci pensi tu a fare una chiamata? Che sempre, tanto... devo specificare tutto? Sì, no, specifica. Andiamo, siamo per attesa per parlare con un superiore. Siamo, per una fattura non pagata. Esatto. No, pure, cioè, vogliamo parlare, non mi fa scrivere tante cose, tanto arrivano qua. Bene. No, aspetta.
Che cazzo gli dici? Siamo in centrale. Oh! Vaffanculo. Un attimo dalla centrale. Ma che ne sa che magari abbia detto qualcos'altro e deve capire. No, sbagliato, di qua. Mi dica, mi deve solo dire si fermi, io non faccio niente. Mamma mia, sempre litigate tra sta cacchia di stazione, mamma mia. Vabbè, cosa risolta, andiamo. No, non mi voglio sentire come lui, no. Mamma mia. Ma i bambini da lontano sembrano più grandi di noi. Dei cosi neri che vanno in giro. Delle ombre nere che vanno in giro, sembra. Arriverà mai qualcuno? Come dice? Arriverà mai qualcuno qui? Guarda, c'era prima un poliziotto qua sotto, quindi aspettiamo un attimino. Ah, non so, sono scappati a vista a te, già sanno quello che vuoi. Ma che succede? Mamma mia. Bevita il caffè, tieni. Dimmi, tieni, cioè, prendi il caffè, tieni. Adesso mi devo alzare adesso, sto bello rilassato. Mamma mia. Ma dopo lo prendo, tranquillo. Ma bevine un po' tu, che guarda che non ti lo fa. Sto bevendo, lo sto bevendo. Bravo. Sì, ma qua è brodaglia qui, che cazzo è? Questo non è caffè. Lo fanno lungo qua. Ma che palle. Elia, cosa c'è? Dai, ditemi qual era, City Chair 4 è quella di Supremo, mi sembra. Madonna. È il 3 sembra. Vinzi? Dai però, non possiamo stare 3 ore in centrale così a non fare nulla. Come una tua foto in bagno? Ma che sei di? Ma dimmi cosa ti serve? Che volevo su Telegram? Ti volevo solo rompere i coglioni, Elia. Di tornare. Aggiornalo per lei. Perché? Okay. Vedi, già stavano controllando, devo rimanere sopra. Un bambino che si mette paura della polizia, complimenti. Complimenti. Grazie. Ne pagherò le conseguenze. E
Niente, non arriverà nessuno qua, Supremo, è inutile. Perdiamo tempo. Chi è quello? Supremo si arrabbia. Città morta, ma... Che stai a fare? Mi annoio. Ho capito, siediti e rifletti. Ma che rifletto, Supremo? Ma perdiamo tempo qua. Lo so, ma lo sapevi. Se, allora, aspetta. Io capisco che tu... C'hai impegni, vuoi fare una cosa? Mi no, non c'ho, un attimo. Non c'ho impegni, non è quello il problema. Vabbè, allora ascolta, Vincenzo, scusa un attimo. Non è bello vederti muoverti così perché t'annoi. Ti devi. Hai presente quando vai alla posta? Non è che vai in giro per la posta, sì, e ti siedi. No, io non mi siedo mai, non mi siedo mai. Vabbè, stai in piedi, appoggi. Stai in piedi e inizio a camminare, avanti, indietro. Quello ti dico, sì, paziente. Avanti, lo sai che qui indietro. C'è sempre da perdere un po' di tempo, ahimè. Avanti, indietro. Sì, ok, volevi far venire mal di testa, ho capito, eh? Dai, mi siedo. Ma è scomodo pure sta sedia. Come cazzo mi sta? Ah, è vero, mettete un po' di musica. Aspetta un attimo. Basta che non la mette lì la musica, poi è tutto a posto. Dai, che noia così. Sì, me l'hai messa nel momento, ancora non avviavo niente qua. Però è... C'è. Questa canzone, questa è dell'altra volta. Chi è che ha messo il volume a 100? Sì, me ti ammazzo. Li devo far arrabbiare, ragazzi. Non ci sono le emote che rimbalzano lì. C'è la combo. Signori, scusate. Sì, possiamo impegnati. Agente? Libero? Mi dica, mi dica. Senta, signora. Agente, noi purtroppo abbiamo un po' un problema e vorremmo parlare se era possibile con qualche suo superiore. Ah. Sì, noi siamo sempre quelli che vorrebbero rientrare dei soldi e della famosa fattura che abbiamo fatto qui alla polizia, capisce? Io le dico. Chi sono? Ieri sera c'era. Sì. Sì. C'era il prefetto, no? Sì. La sento. Mi deve perdonare. Mi sono gente. Scordato la sento di ricordargli, ok? Però, gente, abbia pazienza. È quasi una settimana che stiamo un po' senta, a bocca asciutta. Io le dico solo che. Non so cosa dire perché c'è il capitano, ma il capitano non ci può fare nulla. Sono comandante e prefetto che possono fare qualcosa. Solo che quando venga, non vengano mai. E quando ci sono. Mi deve perdonare, gente, ogni tanto non la sento, però.
Mi scusi, problema mio, problema mio. Ah, ok, ok. No, pensavo che non mi saltava qualcosa. No, 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 dice. Problema mio, diciamo, no, che non si problema preoccupa, non si preoccupa. Che se ma se vuole un attimo rilassarsi, poi mi può abbassare le mani perché la vedo con le mani alzate. Ok, rispetti, grazie. No, la rivedo con le mani alzate adesso. Le incroci, le incroci. Ah, perfetto, adesso sta bene. Mi diceva gente, sì. Stavo dicendo, in questo momento non c'è nessuno, i superiori ci sono solo la sera. Ok? Sì, sì. La signorina è però probabilmente non la cagherà di striscio. Ecco, è quello noi, il problema. Cioè, io vorrei far capire una cosa fondamentale. Guardi, noi siamo i primi noi agenti a ricordare le cose. Però sì. Noi non veniamo quasi nemmeno ascoltati noi da un certo lato, quindi... Cosa le posso dire? Io non so se si potrebbe parlare con questo vostro superiore e via dicendo. Io gli dico soltanto una cosa, che noi come vogliamo che... Come volete che come si vuole che la polizia rispettiamo le regole della polizia? Visto la polizia ci cioè anche noi cioè ci mettiamo in condizione, facciamo la fattura e tutto e poi ci ritroviamo a essere trattati come ma perché parla cioè, così? Mi dica lei, cioè che dovremmo fare noi a questo sporgere punto? Sporgere denuncia alla polizia? Sì, sì. Cioè, capisce che sto seguendo che... casi su ti sto seguendo, quindi sì, però io qui dovrei denunciare tutto il sistema, capisci? Lei deve qui... Io però ogni tanto non la sento. Continuiamo a non sentirla. Lei sì. Dovrebbe denunciare i gradi alti del dipartimento, non il dipartimento. Lei capisce che poi i problemi che ci abbiamo di ritorno se questa persona è una persona non tanto normale? No, non ci sono di ritorno, perché in quel caso interverremo noi e vieteremo ai superiori di fare azioni in un certo modo. Perché comunque c'è un'indagine mi deve, in corso. Mi deve perdonare, mi sembra una cosa un po' strana. C'è un'indagine in corso sul superiore. Ok? Sì. Per comportamenti poco leciti e il superiore viene esternato dal caso, non ha giudizio sul caso, essendo sì, che sì, però deve capire che se deleghiamo solo una persona, quando c'è da pagare la fattura saremo sempre un po' neri, come dice, messi male. Capisce? Io non infatti, davvero lei mi dice così, stiamo non aspettando so più un ristrutturamento del dipartimento, stiamo aspettando. E noi che c'entriamo noi con questi problemi, capisce? Noi siamo qui, facciamo quando ci chiamate per formare un pilota, siamo subito disponibili, fare assistenza agli elicotteri. No, concordo, sempre... concordo. Cioè, io speravo di trovare una soluzione, non di aspettare ancora. E le ripeto, è quasi una settimana che siamo in attesa. Noi viviamo solo di quello, agente, lei dovrebbe anche saperlo. Noi siamo totalmente dalla punta dei piedi alla punta dei capelli legale, quindi quei soldi a noi ci servono per campare, cioè non è che vogliamo andare signori, in giro. Signori, mi immagino, sono concordo con lei. Purtroppo nel dipartimento diciamo ci sono delle mele marce che non si comportano tanto bene e creano problemi a tutti. Una domanda, ma cosa succede se noi non paghiamo una fattura entro 3 giorni? Allora, ultimamente non stiamo facendo niente, signori, stiamo dicendo appena può la paghi, se poi viene ribeccato più di una volta sono cavoli sua, probabilmente. In quel caso però cosa succede? Noi non c'entriamo nulla, ci pensano di Gesù. Ecco, appunto, ecco. Cioè, appunto, non vogliamo arrivare a quel punto, capisci? Vincenzo, agente, mi scusi. Siamo permessi in questo agente, modo, chiamate agente... Gesù. Un attimo, facciamo così, ritorneremo questa sera quando ci sarà qualche graduato. Siamo già venuti. Noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, però capiamo che non è ci un sono problema problemi, suo. Signori. No, beh, vorrei magari parlare con un graduato, non perché non voglio parlare con lei, perché non è un suo problema. No, io non voglio posso metterle... farci nulla, io se volete sporgere denuncia... Adesso non voglio sporgere denuncia perché non mi voglio trovare in posizioni sgradevoli, capisce? Sì, capisco, in effetti sporgere denuncia sugli altri dipartimenti per la polizia, capisce. Ripasseremo, lei sa più o meno verso che ora possiamo trovare questo suo superiore? Senta, allora il prefetto c'è solo la sera tardi. Quando, tardi perché ora? Quando una certa persona entra in città, entra anche lui, entra anche va la signora bene, in città. Ha capito, no? Ma non ci cagano, lo stesso non ci cagano. Problemi lavorativi esterni fuori di città da fare in altri dipartimenti. Quindi non c'è quasi mai il comandante. E guardate, se voi mi date l'autorizzazione, agente, se voi mi date l'autorizzazione, io vengo qui col cargo Bob, vi aggancio tutte le macchine della polizia, ve le porto in quota. No, non sto scherzando, agente, perché se l'unico modo per
far valere i miei diritti e violare la legge, io no, gente, non dobbiamo arrivare a questo livello, io sono primo a dirlo. Lei si ricordi bene che dopo 3 giorni c'è il pignoramento, capisce? Per noi cittadini, e noi ogni volta che prendiamo una multa è nostra come si dice, è nostra cura. Però se poi la polizia, che non è lei, mi deve perdonare, ma se i suoi superiori se ne fregano di fatture, noi, vedi? Noi ne prendiamo atto e ci comporteremo come si comportano tutte le persone che hanno l'attenzione. Lo sa, sicuramente sì, lo sa, Willy, però, perché... però deve capire che noi abbiamo dei mezzi che normalmente i criminali qui in città non hanno. E se noi ci mettiamo di punta, qui vi combiniamo il casino. Quindi non sarebbe meglio che noi siamo trattati con rispetto e quando abbiamo un'esigenza non ci fanno tornare 7 volte? A capire. Guarda, questo, signori, vi posso dire che non siete gli unici nella solita situazione. Vi dico che i signori del Luxury, ok, avevano fatto, diciamo, una denuncia, ok? Sì. È stata cancellata, non so per quale motivo, e non è stata più portata avanti. Vabbè, queste non so che dirle io. I signori vabbè, sono comunque... venuti a tornare 20 volte finché non l'ho beccata io e ho aperto un'indagine. Guardi, tranquillamente, si ricordi, noi abbiamo mezzi che atterrano sull'acqua e mezzi che agganciano veicoli e anche camion. Lei ai suoi superiori le dica questo, che noi inizieremo a passare. Appena vediamo una macchina, l'agganciamo e ce la portiamo via. Se no i superiori partono direttamente, la vengano a prendere la macchina. Ma magari, almeno si fanno vedere. E finalmente, poi dico, ecco, allora siamo dovuti arrivare a questo livello per avere un rapporto con voi. Il problema è che poi appunto la pigliano, la portano. La portano in centrale, ah, non la ascoltano nemmeno. Magari, tutto, non magari ha capito tutto quello che fanno. Finalmente ho l'attenzione della polizia. A me serve questo, capisce? Se noi veniamo la sera, appena becco un superiore, glielo ricordo. Grazie, agente. Mi perdoni se l'ho messa in difficoltà. Non era no, mia intenzione. Non mi ha messo in difficoltà, però sono concorde con voi, signori. Va bene. E allora la finiamo qua. Se stiamo parlando tutti la stessa lingua, io sicuramente lei avrà da fare. Quindi la lascio al suo lavoro, però la prego, appena vede un superiore, lo dica che quelli del Barcaeri sono veramente stanchi. È il mio, va bene? O no, il vostro? No, è il mio. Va bene, andiamo. Sì, dai, me lo immagino, lascio... signori. Non so agente, quanti soldi non, mi deve non la prenda per una cosa tanti. Personale, la prego. Non mi giuro, non la prenda con lei, cioè non pensi che sia un attacco a lei e alla sua persona, va bene? Ma perché a me, mi scusi? No, perché lei adesso fa i veci della polizia, quindi io parlo a lei, però non parlo no, a lei come guardi, persona, va bene? Entro il dipartimento. Secondo me le marce. Va bene, io le faccio un bocca al lupo per questi problemi. Speriamo che entro stasera risolviamo, va bene? Speriamo, perché se no qui bisogna avere provvedimenti con sì. No, ma inizieremo noi ma a comportarci anche tramite il Gesù, secondo me. Gente, noi ci comporteremo come è giusto che poi bisogna comportarsi. Va bene? Ragazzi, mi perdoni, chiedo un attimo di silenzio radio. No, noi andiamo, gente, noi andiamo anche perché le abbiamo fatto perdere anche troppo tempo, va bene? Via. Arrivederci. Buon lavoro, gente. Arrivederci. Speriamo di rivederci per molto tempo. Tanto, ci vedrete lavoro qui tutti i giorni, sicuramente. A parlare, scusate. Io te lo giuro che se stasera non ci pagano la fattura... Ma che cazzo sta di Francesco? Quando deve pagare il signore? Scusa, l'ha messo alla prova, deve pagare pure. Ma che dai, digli che stiamo arrivando e deve pagare niente, no? Io non sto scherzando, io oggi ti giuro vengo qui, se non mi pagano la fattura gli aggancio una macchina una volta e gliela butta in mare. Dovremmo vedere se poi non perché, mi vengono, non perché mi vengono ora ti stai arrabbiando e prima eri tranquillo. No, e va bene, ma non mi possono rispondere, viene questore quando viene un'altra persona e poi non fa nient'altro. Iniziamo a fare macelli. Ma che cazzo di lavori so questi, scusa? E noi che siamo qui? Quando stanno seguendo, sai quando li devi, quando stanno seguendo un'auto, Li aggancio, li porto in aria, li parcheggio su al piano. Dai, vieni, intanto andiamo a piano, andiamo all'aeroporto. Anzi, prima andiamo alla sede, così finiamo quel ragazzo. Lo sai che cazzo di... è fermo! Sì, tranquillo. Vai, chiuso. Sì. È aperto. Tanto, come si dice, dovevamo fare sta, che ce fanno? Ci fanno una multa, tanto qui se ne fottono nel cazzo. Non è possibile, sti cazzi dei superiori, multa, sai che cavolo fanno. Non ti ascoltano lo stesso. Va bene, vedrai che quando inizia a girare con le auto della polizia accese che fanno tutta sirena, vedi come si iniziano a... Oh, ma che succede? Dobbiamo arrivare a quello? Arriviamo a quello. Se per farci notare dentro sta città dobbiamo diventare criminali, ma sai che me ne frega a me. Ma è così, supremo. E vedrai che quando 5-6 cargo bob che portano via le macchine, poi ne riparliamo. Quanti siamo a lavorare lì? 7, giusto? 7 cargo bob, lo sai che ci mettiamo a svuotare le macchine? Un attimo, tuc, 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 via.
e li portiamo tutti su al palazzo. Allora, se, le, se rivolete le macchine, pagateci la fattura. Ne chiamano altre, ne chiama, stai sempre sicuro che gliela quante ne possono chiamare pure 10 milioni dal garage. Prima o poi finiranno, fidate. Stiamo perdendo tempo con sta polizia. Mi sa proprio di sì, guarda. Che lì vedo che con gentilezza non si riesce a parlare. Devi sempre fare lo stronzo. Allora no, vogliamo fare lo stronzo. Capirai, c'ho la laurea di stronzo io. Ma l'hanno proprio a Noris. Ma che porca già dove il cliente qui? Ma ammazza che c'è. Vabbè, lasciamo perdere. Come fa a parlare che qui davvero scappa. Tutto sull'attico della banca. Prendo io, tranquillo. Vai dentro intanto te. No, non stavo guardando avanti. È vero, sì. Salve, buonasera. No, lui è gemello, salve. Ma lei è sempre il signore? Sì, di ieri che ho fatto con suo gemello. Minchia, ci stavamo rimanendo secchi con l'aereo. Ma allora, Vincenzino, svedi tu che non sto capendo niente. Come che non sei? Deve continuare il secondo giorno, è giusto? Ieri è iniziato, oggi è il secondo giorno. Ok, oggi è il secondo giorno, ok. Sì, per quanto riguarda, Franci, come è andato con l'altro signore? È andato benino, dai. Un po' una testa calda, diciamo, con l'aereo, però è bravo. Vogliamo iniziare lei con lei? Faccio con lei uguale. Ma quanto deve... Cosa, quanto deve? È già pagato. No, l'altro... Già pagato. L'altro? Ma che deve sborsare? Quello è venuto qua per il colloquio, deve sborsare. Ma che dici? Abbia pazienza, ci hanno non fatto ho capito. Un non deve sborsare niente. No, perché ci commetto che anche il signore qui non ha capito niente. Vabbè. Giusto, signore? Ragazzi, io intanto faccio il colloquio al signore. Con lui? Va benissimo, prego, Vincenzino, lo porti pure a fare la scuola di volo. Non ci cischiare. Non vuoi andare te? Lavora. Intanto entra dentro. Ti picchio, Tu non puoi capire cosa ho fatto il signore. Un attimo un po' di stomaco, un po' rivolto. Vado io, Francesco, scusami. Fra qualche minuto vieni in stanza e poi mi spieghi com'è andata, va bene? Certo. Allora, cosa avete fatto ieri? Allora, ieri abbiamo fatto l'elicottero, quello è andato bene. Poi abbiamo fatto con l'aereo. È andata male. Abbiamo fatto perciò... un atterraggio. Mannaggia, ci stavamo rimanendo sempre. Si vuole concentrare più sull'aereo? Sì, se riusciamo meglio. Soprattutto sugli atterraggi. Ok, perfetto. Gli ha spiegato un po' di cose, il collega? Mi ha spiegato lì delle zone di partenza, di atterraggio, come si decollo. Sì. E dopo i comandi comunque dell'aereo li ho imparati. Devo solamente prenderci mano. Ho capito, mo vediamo. L'elicottero, non lo so, vabbè, mo lo prendiamo l'elicottero per forza. Sì, dobbiamo andare... uguale, nessun problema. No, vabbè, più che altro le faccio fare solo un parcheggio, vediamo. Giusto per provare l'aereo. Un parcheggio a capovolto. No. Come no? Come capovolto? Pensi che bravura. Un attimo solo. Che paura. Mi sa che non ce l'ho qua il Frogger, vediamo. Vabbè, prendo il Maverick. Ah, questo è un altro elicottero. È più grosso di quell'altro. Non le piace? No, cioè, è bello, non dico. Vabbè, è uguale, il pilotaggio è uguale. Sì. Ok, le regole le ha spiegate, quelle in città, quelle fuori città. Sì. Ok, andiamo. Le ho messo le prime coordinate, andiamo lì, sul palazzo. Ok. Ah sì. Sulla Mizbank. Tanto dobbiamo provare l'aereo con questo, già lo so. L'elicottero era bravo. Capita, sono i fuochi d'artificio questi. Finché non siamo noi a fare sto rumore va bene. Già pagato. Eccomi, dove sei finito Arsenio?
La vedo un po' incerto. Siamo arrivati troppo veloci. Devo dare un'altra chiamata, mi sa. No, non va bene. Più indietro. Scusi, hai visto come è atterrato? Ha rischiato pure di andare giù. Facciamo un attimo un giro e riatterri qui, con calma, non devi andare di fretta. Rifacciamo il giro e riatterrimo. Faccio giro. Siamo su. Ma che sta scrivendo questo? Dopo che son venuto. Che cazzo sta succedendo? Mi raccomando, si stabilizzi prima e poi scendiamo dritto, con calma, piano piano. Non c'è bisogno di andare di fretta e ad atterrare velocemente. Figa, c'è qualcuno là. Che cazzo è questo? Che cazzo è? A terra sembra un po' troppo brusco. Mannaggia, voglio fare centro perché... Sì, infatti, rifacciamo il giro e riatterriamo. Riatterriamo. Sono un po' cattivo. È giusto così. Sì, oggi sono così. Sì, ma cioè, mi ricordo che con l'elicottero era bravino. Ma oggi sono più aggressivo, non lo so neanche. Non lo so, magari con questo elicottero non si trova, non lo so. È un po' diverso. Che cazzo è successo? Ma non ho capito che cazzo mi vuole dire, Ale. Piano piano. Va meglio, così va meglio. Olè. Questo era un... Ti ho messo punto. Altre coordinate, andiamo lì. Ok. Elia. Tu mi dai info su come sistemare il telefono? Il telefono? Ricky, a te a volte va, a volte non va, anche se chiami tu, non lo so. Allora, si ricordi prima, si stabilizza sul punto di atterraggio e poi scende con calma, piano piano. Se la facciamo boom come quell'altro di prima. Esatto. Cazzo sta succedendo con sto Ale? Non mi trovo in mezzo ai casini. Ma poi chi è che hai scritto c'è qualcuno figa? Va bene, se la sente di andare nell'hangar? Questo qua? No, sinistra. Questo qua, quello là del parcheggio. Dove avete preso... Ah, quello giù, sì, davanti. Esatto, se la sente? Sì. Va bene. Basta che non passo tra qualche cazzo di aereo come ieri. Sì, siamo... che non ho rischiato anche lì.
Immagina poi. Perché è giusto così, sta facendo le scuole di volo. Solo lui però, no. Punta rossa? Esatto, sì sì. Va bene così, me lo parcheggio io. L'importante è che è entrato. Minchia, era tutto pietrificato. Ok, mo vediamo con l'aereo. Allora, con l'elicottero. Come? Con l'elicottero devi andare un pochino più calmo, quando stai atterrando. Perché lo sai pilotare l'elicottero. Con calma, piano piano. Perfetto. No, è stata bellissima Elia ieri sera. Peccato che Righi è stronzo. Frogger, no, vove volatus velum 2. Allora, le ha spiegato la pista di atterraggio, tutto, quale linea deve seguire? Sì, ok, perfetto. Sì, sì, sì. Ok, vediamo. Yes! La benzina dovrebbe esserci. È su Discordia? Elia, guardatele, guardatele. Soprattutto il penultimo link, quello è più bello. Capi di spiegare tutto il giro proprio, però, Non è una clip, però ho messo i punti, parte già dal punto giusto. Capisci? Righi non le sa fare le clip. Righi, fatti le clip, veramente. Se no si cancellano poi. Fatti le clip. Vai sul VOD e ti fai la clip della scena. Almeno quelle più simpatiche. No, no, non devi venire. Vai, 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 vai. Sì, sì, vai, vai, vai. Stiamo sistemando un attimo una cosa. Allora, ne ha messo le coordinate, anche se già lo sa dove devi andare più o meno. Non è che ci sono tanti aeroporti in giro. Sì, sì. Allora, mi spieghi cos'è che sbagliava? Proprio l'atterraggio? Ma in sé l'atterraggio è che ero salito un po' storto, capito? E vabbè, è un po' storto, ma l'importante è non andarci violentemente, capisci? Appunto, è che ero storto, quindi per raddrizzare... Hai dato qualche botta, forse. Esatto, sono arrivato troppo laterale, ecco, con l'ala. Tu cerca di allargarti il più possibile. Poi ci mettiamo dritti alla pista, con calma, non c'è bisogno di atterrare subito. Poi non aver paura della zona, puoi stare basso sì, lì. Sì, sì, sì. No, il fatto era che non riuscivo a vedere bene quando virare per essere già dritti, capito? Ho capito. Ma l'ha fatto provare più di una volta poi l'aereo? No, abbiamo provato una volta, dopo siamo atterrati qua e abbiamo basta. Fatto... Esatto. Ma perché tipo a volte mi si chiudono gli occhi, poi mi si reprimono. Non mi raccomando, non li chiudo. Aspetta, non mettere il paracadute. Ma... Se continuiamo ad andare dritto era meglio, poi ti mettevi dritto alla pista. Ah, ok, no, perché intanto devo andare da destra per quello. Perché più spazio hai, meglio di allineare alla vista, capisci? Ah, ok.
Vabbè, penso all'aeroporto non hai avuto tanti problemi. La pista è bella grande. No, l'aeroporto è andata bene. E qua è solamente dopo ci siamo ritrovati dietro un Boeing. Quello capita. Infatti mo ho capito come funziona. Io direi di scendere un bel po', se no ci ritroviamo alla pista troppo veloci. Ma dove, cioè, dove cazzo... No, se giri ora mi sa che non ce la fai. La vedi la pista, no? Sì, la prendo da là, da... No, devi sempre da un lato devi atterrare, eh? Sì, la prendo dall'altro lato. Perché mi aveva detto di prenderla dall'altro, dopo non so. Qual è dall'altro lato? Da dove ci sono le casette. Capito? A2, ma... B2, C2, D2. Scusa, gli abbiamo due, detto che due, la tre, pista di atterraggio no, è quella okay, là che ti ho due, segnalato. Okay. No. Dove ti ha fatto atterrare ieri? Sincero. Dall'altra parte. Due? Da no. Dove si parte? Ok, l'UW. Fammi vedere. Voglio vedere perché in genere facciamo fare... Sembra la stessa cosa. Mi sa che lo devo picchiare quello. No, poverino. Allora, questa qua è la pista di decollo. Ma, scema, di, guerra, così. Non so perché gli ha fatto atterrare qui. Cioè, perché era più lunga? Forse era più lunga. Aveva paura, forse, di... Sì, aspetta, era fatto bene. Mo le spiego un attimo una cosa. Andiamo avanti alla fine della pista. Vai avanti verso dove c'è le coordinate. Sì, lì sarebbe l'atterraggio. Sì, quella, allora, quella là è la pista di atterraggio che devi fare, devi usare sempre quella pista lì. Questa qua è la pista di decollo. Anche perché se mentre stai atterrando qui vuole decollare uno è la fine, capisci? Esatto. Non è che ci siano tanti aerei in giro, però... No, va bene, però ovviamente. Allora, tu devi atterrare sempre da questo lato qui, in questo senso qui che stai andando ora. Devi atterrare qui. Ok. Così. Ok, facciamo un giro e riatterri così come sta messo ora. Mo vado avanti, okay. Vado sulla pista di decollo e partiamo di nuovo. E rifacciamo il giro e veniamo qua. Vincito pilota. Però è atterrato bene sulla pista grande, mo vediamo. Sulla pista grande. Cioè, perché l'ha fatto atterrare qua? Questo che fredda molto, quindi anche questa qui più corta. Immagina atterrare in una pista di decollo l'ulvo. Vinci, ma è vero che i ravioli ripieni di brodo di manzo gelificato con ragù di polpo e maionese alla vongole sono buone? No? Ok. Ma che cazzo senti? Sì, ma io non ti sto capendo. Devo scrivere i messaggi, devo parlare con questo, devo leggere. Oh! Che cazzo è le vongole? Che cazzo significa? Pure quell'altro si è messo. Ma, scema, de guerre, così. Yo, arar. Yo, arar. E questa è la canzone, Elia, giusto? Arar. Yo, arar. Yo. Dai, non vedo i coglioni yo, questa cosa. Arar, yo, arar, yo, arar. Elia, ti banno male oggi. Ok, ci allineiamo alla pista. Mi raccomando, non spegnere il motore, stiamo bassi, sennò va a finire che arriviamo troppo veloci. Non penso sia tanto difficile. Vinci, tu pilota che fai di tutto e per tutto, ok? Grazie, a presto, un abbraccio, a presto, un saluto cordiale e disponibile per un colloquio conoscitivo.
E cos'è che hai sbagliato ieri? Ieri? Sì. Che ero arrivato troppo da, dall'altra parte. No, sì. Mi sono andato piano, però ero troppo a destra. Ah, ti sei capito? Quindi dopo per allineare sono arrivato, mi sono piegato troppo e ho toccato con l'ala. Vabbè, andiamo avanti e ridecolliamo e torniamo Carmela. All'aeroporto. Carmela 2. Carmela 2. Carmela 2. Carmela 2. Cioè, per me vabbè, mo passi anche domani, ormai c'hai la scuola di volo. Sì. Più che altro ti ho detto, se, per me sei andato meglio con l'aereo che con l'elicottero, Lo dico, ma lascia stare. Vedi, oggi è la giornata dell'aereo. Esatto, sì. Ieri ero dell'elicottero. No, con l'elicottero devi andare solo un po' più calmo e basta. Oh, è finite! Ah, vi tolgo l'overlay, Non capisco niente. Allora Elia, streamer noioso, che cazzo ci fai qua? Non devi lavorare poi, non ho capito. Non valso. Poi sì, ma si comporta uguale a te quando ci sei tu, capisci? Poi ci si mette anche Ricky, è finita. Immagina spendere tre mesi per fare un overlay e poi toglierlo. Top disonesto Lulvo. Lulvo. Ma che bel castello Marcondirondirondello, ma che bel castello Marcondirondironda del mondo, è il più bello Marcondirondirondello del mondo, è il più bello Marcondirondironda nel bosco, una casina Marcondirondirondello nel bosco, 7.777.777.777. Ok, avete finito? Dai, basta, non vi rompete... 2? Lo tolgo il TTS, ve lo dico, lo tolgo. No. Ah, qui penso che la pista di atterraggio è quella giusta, perché non penso che... Immagina ricattare i propri follower. Sì. Follower. Vinci, sei il migliore. Il migliore. Vinci, come fai ad essere, come fai ad essere, come fai ad essere? Due? Tu, ti banno, sì, ma oggi. Andiamo, scendiamo, se no siamo troppo alti. Vediamo se c'è il motore. Che cacchio... Perché vai a destra e a sinistra? Che succede? Era meglio di là che di qua. Erano le turbolenze. Vabbè, parcheggiamo, giri a destra. Poi domani vediamo di finirla già. Nel caso non le faccio pagare il brevetto poi a parte. Ma vediamo, se domani pilota bene. Vediamo. Ok. Ok, perfetto. Vuole pilotare lei? Come vuole lei? Se la sente? È un elicottero. È un elicottero particolare? Sarà quello ancora più grosso. Dov'è lo sparo? Andiamo. Figa, con questo ti puoi atterrare anche nell'acqua.
Sì, puoi atterrare allora, unito con questo. Con Oh, questo è fatto. cazzo, no, 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 no. Che cazzo succede? Sono spaventato. Ma non è possibile, perché si è messo così? Ma perché si è alzato? Perché si è alzato? Perché si è alzato? Non è possibile. Che cazzo stava facendo? Me le chiamo io, medici. Non hai visto, Righi? Ma io non lo so che cazzo è successo. Cazzo. No. Beh, schifo, Vinzi. Non posso vedere niente, porca puttana. È arrivato un altro messaggio. Non è possibile. Perché è andato sopra? Ma avete visto che ha fatto? Cioè, io ho premuto F. Hai visto, Sim, che cazzo ho fatto? Minchia. Figa, fortuna che non ti hanno tagliato la testa, cazzo, sennò... Toccava che cambiavo insegnante. Che stronzo questo. Dov'è? Immagina morire male senza motivo. Dai, non voglio... Cioè, speriamo che arrivano i medici. Sta arrivando, lo sento già. Tenga duro, tenga duro. Non si sforzi, non si sforzi. Willy, lascia stare, guarda, lascia stare. Non ho capito che cazzo è successo, che guarda. Che cazzo è sta ambulanza? Stavo salendo sull'elicottero, ho preso le pale, non ho capito. Da solo, l'animazione sua era. Ho premuto F per salire, ha preso le pale. Era l'elicottero quello che atterra sull'acqua. La sento l'ambulanza. Cazzo, sento le sirene, ma dov'è? Un'altra. Ma per me sbaglio in strada, sti qua. Era un elicottero con le pale mosce. Tu, chiamata in arrivo da tu 118. Pronto? Parlo con il signor Vincenzino? Ha bisogno di un'ambulanza? No? Un volo, le serve supporto? Dell'ambulanza. No? Server morto. Madonna, tutto bene? L'ho vista volare in aria. Ho fatto un po' di capriolo, vai, cazzo. Tocca che le serve anche lei un medico, lo chiamo. Il medico per il medico per ciao, il medico. Ciao, faccio altre, no, non faccio altre chiamate, non so solo io. Ecco qua. Vaffanculo, sì. Dai, sveglia, sveglia. Che mi picchia. Fatteli svegliare. Madonna. Mamma mia, come si brutta però. Figa. Cocca. Ha preso le palate in faccia. Che è successo? Lo hai so. Preso le palate in faccia di quell'elicottero là? Le palate? Oddio. Sì, le palate. Ha fatto e lui ci ha messo la testa in mezzo e ha fatto... Sei a posto? Dipende tutto. Sì, tutto a posto. Tu stai bene? Ah, più o meno, io ho fatto un po' di giri di testa, ma... Minchia.
Un pochettino però, eh. Mamma mia, che dolore, che dolore, che dolore. Ma sicuro devo morire in ospedale, stai apposta, no? Ti vedo un po' rosso. Una benda. L'importante è che c'è ancora la testa, se no devo cambiare insegnante. Ma non ho capito che è successo, non mi ricordo. Bevi questa e stai più. Vedi quelle pale? Le pale. Te le sei prese in testa. Vedo tanto sangue qui a terra. Ha fatto un volo. A limonata, non ti riprendi. Ah, limonata, grazie, a bococca. A posto, vedi. Mamma mia. Io ho una buona... sentiamola. Sentiamola. Sì, buona, buona. Come va, Bococca? Tutto bene? Mamma mia. Allora. Buono. Sta bene. Sa di limone. Ah, io pensavo che sapeva di piscio. Fortuna che non sa di piscio. A posto. Ma che stiamo facendo, signore? Io non mi ricordo. Lei voleva salire in quell'elicottero, però dopo lei si è impazzito Ah, e invece si è di salire aggrappato dentro è salito sopra. alle eliche. Come Sì. ha sbagliato, diciamo, a salire. Sì, ma credo che voleva fare Tarzan, non lo so. Poi purtroppo non mi sono accorto, ero Ok, sono salito. Bogok. Siamo solo io e te. E Marika. A Vabbè, dottore, la posto. ringrazio. Molto A lei. gentile, come sempre. A posto, mi raccomando. Buona giornata. A Vada lei. Si è piano. Attento anche lei, medico, Marika, sta stai venendo? attento, Parto, parto io. Prende le stradine, non prenda Dottore, mi dica la i verità, tossici. cosa ha fatto? Ha abusato di me? Non ho abusato. Allora, io sono salito. Non mi sono accorto che lei si era aggrappato alle eliche. Quindi ho Mi fatto faccio partire vedere come... Ah, l'elicottero. ecco, così si sale, perfetto. Mi dispiace, mi sento in colpa anche io, perché... Ma poi mi ricorderò cos'è successo. Ah, quello sicuramente. Ma cosa stavamo facendo insieme? Cosa stavamo facendo Lei si insieme? ricorda che lavoro fa? Sì, quello me lo ricordo. Allora, cosa facevamo insieme? Ciao caro utente, Era qui questo è per il un canale di Visi Mi 90. insegnando a Se pilotare la un tua trasmissione missione la scuola di piace, volo. scrivi in chat Sì. sotto per ricevere un ban. Scuola di volo, Ma avevamo esatto. finito? Sì, Perché adesso lo sta dobbiamo pilotando andare. lei? Perché lei ha preso una botta in testa. Ah, ok. Ma qui posso stare un po' più basso o devo No, qui sempre arrivano... superare? Sì, esatto. No, qui puoi stare un po' più basso, però sulle piste no, perché... Così va bene già. Possiamo andare. Sì. Ok. Qui arrivano gli Vincenzino, aerei dalle in che faccia. atterrano. Ti ricordi dove si va in concessionaria? Dovrebbe essere vicino alla costa, se non sbaglio. Sì, un po' dritto così, guarda, la troviamo. Ah, sì, eccola, eccola. Mamma mia, che dolore! Mi sa che devo fare un po' di malattia. Mi sa, almeno fa un po' di vacanza anche. Infatti, mi serve sta cosa. Oh, c'è un elicottero sul parcheggio, mannaggia. Vincenzino, palle in pazza. Dove vai, Luisa? Cos'è, un malato Sì, quello? sono malati questi. Allora, dovremmo atterrare sul numero 4, però c'è un elicottero. Numero Quindi, 4, sì, ok. atterriamo un attimo, sposto... Sull'H o sul 3. Sull'H. Ok. Atterriamo. Vado a spostare l'elicottero del 4, o lo vai a spostare te? Poi devo parcheggiare questo è facile atterrare, dai, più facile di questo. Che c'hai i gommoni. Guarda come atterra bene. Hai visto? Vabbè, lo sposti te che poi lo parcheggio io questo. Sposta quello Ah, ok, lì. questo. Non me lo metto al 3? Mettilo sull'H rossa. Ok. È stortissimo. Ma va bene, l'importante è atterrare nel cerchio lì.
troppo easy. Mamma mia. Che dolore. Com'è, le gira la testa? Un po'. Mamma mia, ma è andato bene? Mannaggia. Con l'aereo sni, con l'elicottero sni. Ok, tutto sni insomma. Tutto sni. Molto sni. Mi ricordo che lei era bravo con l'elicottero. Sì, ma oggi sembra che era più giornata di aereo che di elicottero. Allora, se domani... Questa è la seconda giornata, giusto? Yes, man. Se domani vai bene, te lo rilascio già domani, se no poi facciamo pure... Ok. Tu, nel caso, se riesci, fai un po' di pratica con i simulatori. Sì, capito? Sì. Mamma mia. Che siamo? Minchia, mi hanno fottuto la macchina. Quello che sia anche capace a portarla, giusto? Ma non è quello, quello non è importante, lo sa, io l'ho detto. Signore, se vuole. Abbiamo finito. 25. Vuole andare, okay. Sennò le offro qualcosa, non lo so. Ah, no, va bene così. Vuole una mela? Non lo so, io volevo sapere. Una mela? Allora, aspetti un attimo che c'è. Ma, già che ci sono. Le do un giornale. Ma cos'è, c'ha il 20% di sconto il giornale? Fallo venire un attimo qua, vince. Spazzino? O l'ha già usato lei? Ti vuole un attimo? No, non funziona, non lo so. Un attimo solo, mi scusi. Vedo che mi butti. Bambino, gli dico vai via, ti tiro calcio al culo. Lo so, però andare. Siamo sempre in una zona dove invece è una zona privata, quindi i bambini stanno qui, li facciamo stare, basta che non danno fastidio. Infatti l'ho fatto allontanare. C'è qualcuno? Infatti, sì, va bene. Allora, dice, il signore vorrebbe prendere un dinghy a quattro posti. Quanto viene? Che non mi ricordo se i prezzi sono. Il dinghy sarebbe il gommone, giusto? Il gommone a quattro posti, sì. E quindi deve posti, prendere, però, Sì, deve prendere per forza quello yacht. Viene 100.000, compresa tasse. 100.000? Sì. No, 25.000. Sì. No. Aia, io pensavo che veniva qualcosa di meno. Scusi, il senti, dinghy la barca più brutta, quella che facciamo la. Il 70.000. A 70. No, ma è a quattro posti quella, C3. Mi sembra di sì, se vuoi proviamo. Allora se ce l'hai magari la vediamo un attimo, così vediamo se magari perché non ero sicuro se quella era 4 o 2 posti, capisce? Proviamo. Venga con ormai siamo qua. Venite tutti che mi serve gente. Vieni Checco. Allora io la lascio un attimo con il mio collega, quindi sì. L'aspetto qui, va bene? Va bene. Ok, a tra poco. Salve. Mi serve il terzo però, se no come proviamo? Cosa vuole? Mi serve il terzo, una terza persona, se no non possiamo provare. Sta arrivando la Checca lì. Checco, vieni. Perfetto, con me. Com'è andata oggi? Checca, andiamo? Sì, è andata meglio l'elicottero. Andiamo a Checco, signore. Andiamo! Ah, che non Checca. No, Checco. Viene andata meglio l'elicottero. Ho capito Checca. Ha problemi... Ma non sono una Checca. Io ho capito così. Mamma mia, che botto ho preso con l'elicottero. Stai sussurrando scemo di guerra. Ma è colpa mia. Prego, signore. Addirittura. Certo, che facciamo? Andiamo a piedi. Dobbiamo fare la scampagnata, no? Ho capito. Riesci a salire? No. Ok, provi ora. Beh, se vuole guidare lei, me lo dice. Sono un pilota, il suo collega già ha visto. Vabbè, tanto sono due metri da fare. Andiamo 3, 2, 1, via. Andiamo avanti. Ma vaffanculo. Spara le ruote, cazzo, sparagli! Non la uso. No. Oh mio Dio! Che è successo? Parcheggiamo qua. Ma cosa qua. Cazzo fa? Sterzi davanti? Mamma, ti vedo! Sei lassù! Ok, figa, possiamo scendere, mamma mia, che dolore! Io ci ho preso una botta in testa. Ah sì, sta male pure lui. Ho preso una pala in testa oggi. Godo. è arrivato Dave, è arrivato. Guarda, l'incivile. Ma... Figo, butta... chi... Ma io non ho parole. Chi è? Chi è stato? Ha buttato il bilone in acqua. Ma io? Quello non vede. Ma chi ha fatto? Ha buttato il bilone in non acqua. Vede. Oh, veramente? Non vede.
sento la preda. Venite da dietro qua. Ma non questo. No, ho capito, ma no. Se vuoi spendere di meno è questo. Se vuoi il comune è un altro punto, allora. Dipende, signore, se vuole spendere di meno me lo deve dire. Non riesce. Questo non è a 4, mi sa. Sì, è a 4. Ah! È che non riesce a sedersi, Checco, un attimo. Checco, siediti un attimo. Dai, figa, sali! Ma dove è andato? Eccomi. Dai, prendi. Vedi che è da 4, sì, è da 4. Sì, però non è velocissimo sto coso, eh. Quanto fa? Vediamo. Però mi raccomando, in porto andiamo a 40. Se vuole provarlo, dobbiamo andare fuori dal porto. Signore, 40 km all'ora, signore. No, dov'è il contachilometri? Lo vede, guardi, è lì, nel quadro. Signore. Quello della destra? Sì, stiamo andando 70, deve un po' decelerare. Ok. Sì. A 40. A 40? Lo so, è non un po' andavo brutto. Bene in matematica. Sì, ma lei deve fare pure la patente nautica poi, eh? Certo. Prendo prima la barca e poi faccio la patente. No, prima la patente. Non gliela posso dare la barca. Va bene. Ok, comunque ora può andare veloce. Sì, anche già se lo stava già facendo, però. Però comunque non va velocissima questa cosa. Infatti è un po' una cacata. Deve inclinare se vuole andare un po' più veloce. Inclinare? Sì, impenni. Deve impennare. Lo sto facendo, figa. Come faccio? Controllati. Cazzo, sono Hulk, figa. Controllati. Aspetta, ma devi dire una cosa. Quanto abbiamo di benzina? Appunto. Abbiamo due di benzina. Ecco, sono al porto. No, abbiamo 53. Figa. Ah, ok. Oh, l'elicottero della polizia, sparo. No, non lascio stare. Figa, non è della polizia. Quello è un Frogger. Signore, ma è una pistola. Sì. C'è una pistola. Ma è un giocattolo, è d'oro. No, è vero. Mamma mia. Comunque è meglio il gommone. Il gommone va a 100, 110 più o meno. L'ho provata prima col suo titolare, faceva 100-110, sì. Sì, comunque costa 100.000. Ma per 15.000 in più a sto punto il gommone. Sì, ma infatti conviene quello. Assolutamente. Però dovrei provare una cosa sul gommone. Perché mi hanno detto che è antiproiettile. Allora, questa cosa mi sembra che già è stata provata. Ora la proviamo, sì. Vinci, fagli fare la patente ora mentre che ci sei, secondo me. Prima di comprare un veicolo mi voglio assicurare, figa. Io devo scappare dagli sbirri. Ok, però sta Vincenzino. Sta Vincenzino sopra quando lo provi. Cioè, quando provi... Vabbè. No, signore, allora, intanto deve andare a 40 km orari e si deve tenere sulla destra, sulla ma boa russa. Ma ancora non siamo sul molo. Sì, ma deve seguire la boa russa. Ok. Ecco, mo sono finite le boe russe. No, la deve prendere! Lei ha detto? La deve seguire, non la deve prendere. Mo dove cazzo vado? Non ci sono più le boe russe. Vada avanti, andiamo a parcheggiare dove l'ha presa. Sì, ma comunque i 40 km orari lei non li tiene, è una cosa incredibile. Ma è l'abitudine, sa. L'abitudine, io non le do il brevetto, se non si comporta bene. Lei ci ha messo antipatico, lo sa. ma scusi, ma deve seguire le regole. Antipatico. Deve seguire le regole. Non mi guardi male. Prende il gommone un attimo. Prendiamo il gommone, se ce l'ho. Sì, è domani. Ce l'ho. Sì, lo so che mi sparo, lo sa che ti... Ma io non lo conosco, Vinginer, che cazzo me ne prego. Questo ti spara, stai attento. Allora, se deve fare... come si chiama il comune? Dinghi. Ma mo ne ho due. Il primo e il secondo. Ragazzi, il primo e il secondo...
Signor Dave, faccia venire di qua. Mi sente? Oh. Figa, senza parole proprio. Ma... forza! Ma non lo vede il gommone? Ma la barca non la deve depositare. Sì, sì, va bene, la poteva posare dopo, non è un problema. Aspetta, non salta, eh. Ma, signore, non lo faccia. Oddio, una scoppia. Ma no... Ok, proviamo. Si è bucato. Grazie per il follow. Ti ha bucato i gommoni, Vincenzi. No, ma già l'avevamo provato, non ti proietti. Vediamo. Grazie per il follow, Albi. Buonasera. Dove? In due? Ah, piano! Mi rompe i motori! Sheldon, grazie per il follow. Ma dove è andato quello? Ma dove è andato? Non lo so, aspetta, sta sotto che la accendo barca. Così va sotto al motore. No! No, non accelerare! Ma dove grazie per il follow. Manita, Manita, buonasera. Vengo da Supremo. Però non gira, eh. Buonasera, buonasera. Perché non mi fa sedere? Ma... no, questo qua non fa sedere, è l'altro che fa sedere, è da 4. No, a me serve quello da 4. Sì, vabbè, ma è uguale comunque. Ah, okay. Poi ti do quello da 4, non ti preoccupare. Ok. No, no, va, io volevo solo provare... Non è bucato, ok, non ti proiettili, figlio. Sì, ma già l'avevamo provato, e ho detto... Non io devo essere sicuro. Ma veramente hanno fatto l'host, ragazzi? Sai, una volta sono andato in concessionaria. Perché non vedo l'host? Ho speso 675.000 dollari per un'auto che non corre ed è pure elettrica. Io avevo chiesto un'auto a motore, a benzina. Quindi pensa un po' lei, da oggi io provo tutto, figa. Sì, ma va bene, prima prova e poi compra, è giusto. Ok, ci siamo. Sono vivo. Oh, no, aia! Tutti a mare? Ma perché siamo in alto? Ok, posso depositarla questa? Sì, tutte quante. Ok, andiamo. Sì, ma la zattera non la vuole più, ragazzi, come mai? Mario, grazie per l'host. Sì, ma l'host così non lo notifica, Mario. Supremo ti ha parlato. Ah, ok. Sì, ma no, Dave non voleva la zattera, ragazzi, che è finita la zattera. Ma chi è che ha fatto l'host? Sì, ma mi dici che ha fatto l'host? Di solito lo leggo chi è che ha fatto l'host. Se mi dici che ha fatto l'host, perché pure ieri è successa la stessa cosa e non ho capito niente. Mi dite chi ha fatto l'host, possibilmente? Salve, siete aperti, mo chiamo io. Ma non penso che Supremo ha fatto l'host. Sì, ma infatti, ma l'host dovrebbe funzionare. No, ma guarda che funziona, Fiorello. L'host funziona. Non lo so, mo vediamo se lo vuole quello. Aspetta, io mo ho preso quello normale. Avete lasciato a piedi. Tardi. No, ma infatti non c'è nessun host, Sime. L'host funziona. Ma dove parcheggia, signore? Non... Abbiamo fatto la gara. Ho capito, ma non è un gioco. Dave oggi mi ammazza. Dave oggi mi ammazza. Calcoli che la zattera fa più schifo di quella barchetta che ha visto. Quindi non so se può permettersi, sì, ma... di fare zattera. Grazie al fullo, Grilli. Contano le braccia. Ma lei si immagini con un motore può fare quelle cose, tipo farmi vedere quella bella arma d'epoca che c'aveva, no? Le può fare vedere tranquillamente comunque. E può avere anche, come si dice, una maggiore possibilità di fuga, mi passi il termine, ok? Sì, con ma la infatti... zattera ha detto bene braccia, ma se poi le braccia si stancano come facciamo?
No, no, ma infatti, cioè, io avrei preso anche comunque un gommone. Cioè, la zattera a me serviva per rapire le persone e utilizzarli per farli remare. Me le dica queste cose, io non sento, non sento, non sento. È lei che fa le domande, figa. Boh, no, io gli ho detto le possibilità che poteva fare, mannaggia lei, però. Ma io siamo, ah, non me le dica queste cose che io non le voglio sapere. È colpa di Dave, grazie. Okay. Allora, ho capito che lei è un personaggio influente in questa città, da quanto mi sembra di capire. Anche perché questa gang la sento ripetere un po' più o meno la gang, la gang, la gang. Esatto. Però se lei pensa fare che una questa prova attività Arsenio Lost parte da un due, almeno due persone, se sapere, mi sbaglio. Ok. Certo. Però mi grazie perdoni, le ripeto, Steve, uno scambio sera di interessi, non deve essere una cosa a senso unico. Sì, ma infatti non c'erano gli eventi, infatti, se no lo vedevo. Dice, a Mario l'ho visto, però non è partito l'alert perché era da una persona. Lì. Allora, Vincenzo, per queste cose col signore poi ci penso io, va bene? Sì, va bene. Ok. Lei non si deve preoccupare, i miei dipendenti seguono il mio regolamento. Io l'ho e le faccio detto, capire le che quando un mio dipendente le dice così, immagini che professionista ha vicino, capisce? Non è uno che si fa... uno serio... Vabbè, ho detto lei solo troverà il limite di velocità. Vincenzo, scusa, grazie. Troverà persone sempre estremamente serie e professionali, quindi certo, per quello buonasera, si troverà persone che le spiegano come sono le regole. No, ma infatti noi lui campiamo... mi sta simpatico, si fa i cazzi suoi, mi fa piacere. Bravo. Allora, vorrà dire che la prossima volta facciamo parlare con Francesco, va bene? Ok, va bene. Allora 100.000 quindi. Diciamo che se vuole prendere quella purtroppo sì, a quel tipo di prezzo. Allora, io non so, però non so se si può fare, io le chiedo. Eventualmente mi può fare una fattura e la pago oggi e la barca la vengo a ritirare oggi, perché io i soldi puliti sì, non li ho, ce li ho sporchi, li devo lavare. Io non ho sentito okay, nulla, allora, non voglio sapere facciamo, niente. Facciamo così. Sì. Lei quando vuole viene qui, noi le facciamo la fattura, lei ce la, gentilmente ce la paga e le diamo subito la barca. Eventualmente stasera vi trovo? Sì, se lei vuole darmi un orario, o non ci sono io, o troverà qualcuno, però le devo chiedere una gentilezza. Sì. Se trova i miei professionisti, si ricordi che sono persone che seguono le regole, se no io li mando via da qui. Quindi se li vede un po' troppo, come si dice, non le piacciono, lei faccia calma, non si preoccupi, perché noi qui dobbiamo seguire questi regolamenti, capisce? Ok. Se no possiamo chiudere e andiamo a far far west, sì, e a noi questa cosa non piace. Ok, vabbè, se va trovo un dipendente suo e non la trovo, dico devo parlare col signor Supremo, io sono sempre qui, se David, vuole, piacere, quando vuole, sempre... lei mi perdoni? David, oh, bel nome, complimenti, lo sa, mi piace. Va bene, allora David, ci possiamo dare del tu, che dici, va bene? Ah, David, questa sera, verso le 22, le 21, anche ora più o meno... penso meno... 21:30 verso le 22, va bene. Ma forse guardi, vogliamo... dico, forse se arriva il nonno posso parlare anche col nonno e vengo un po' prima verso le 7. Allora diciamo che dalle 21 cercherò di farle trovare qualcuno, se eventualmente per bisogni, sai che ogni tanto fuori città abbiamo anche degli impegni. Sì, ma io voglio capire una cosa, diciamo, devo fare prima l'appuntamento, va bene? Sì, ma se prima la patente, un nonno può darsi che vengo pure fra me l'hai già detto, per favore. No, è la prima volta che lo dico questo. Che cosa? È quando riguarda la patente nautica. Che vuoi sapere? Cioè, si deve fare prima quella, no? Già tre volte me l'hai Detto. Ti preoccupare. No, ma lo dico a Supremo, devo fare prima quella. Sì, ti ho detto, ne parliamo dopo. Sì, ok, perfetto. Signore, sta qui, sta perdendo tempo. No, stavo parlando con Supremo. David, sta qui e mi sta perdendo tempo, magari hai anche delle altre cose da fare, giusto? Allora, David. Uno sbirro, David, per favore. Mi puoi dare il numero di telefono? Non funzionano questi telefoni, lascia perdere, va. Allora, sì, te lo do subito. Di solito faccio da sempre il numero di qualche mio dipendente, dirò proprio il mio. Allora, 3 volte 5 3820. Scrivi Supremo oppure concessionaria barche, come ti ricordi tu, insomma. Non ti preoccupare. Faccio uno squillo. Grazie. Sperando che poi funzionano questi telefoni. Gli devo rompere i coglioni. Infatti no. Questo ti spara, qui sei tutto non ti preoccupare, mi manderai un messaggio. Non me ne frega, sai che dalle 21 o alle 22 qui troverai sempre qualcuno. Ma scusa, io devo seguire le regole. Perché Supremo non vuole seguire le regole in questo caso? Scusami. Il messaggio. Dobbiamo seguire le regole. Grazie. Seguiamo le regole. No, deve fare prima la patente nautica. Se viene stasera ci sono io, deve fare prima la patente nautica. Perfetto. Vabbè, la ringrazio. Allora, David, ci vediamo questa sera, va bene? In serata, sì. Arrivederci.
Salve, arrivederci. Salve, ma io sono bravo. Sono persone professionali, va bene? Sì, sì. Allora, però un'altra cortesia, sì. Quando vieni stasera ti prego parcheggiami bene, ok? Ci provo. Ti prego veramente, va bene? Vabbè, è quello il parcheggio, no? Sì, è quello, guarda quanti ce n'è, mi raccomando, quella Peugeot lì che vedi è mia, non me la intruppare. Ma quelle macchine lì? No, perché quelle sono dei miei dipendenti, sì, qui, ma quindi non ti prego era... no. Dennis. Non era parcheggiata lì, però... Non so, è arrivata un'altra macchina lì, quindi non so sì, chi vabbè. È. Figo, i bidoni per terra, guarda qua. Ma mo le faccio sistemare, ragazzi, sistemate queste macchine, non so perché stanno così, boh. Vabbè, qualcuno... Era anche chiusa. Mi sa quello lì della macchina gialla, che non ho ancora capito chi è. Aspetta, vediamo. Aia. Ma scusa, la macchina... Quella macchina non è di Fiorello, scusami. Non lo so, boh, se sta qui non vorrei sapere dove. Vabbè, io vi lascio, Arrivederci. Sì, grazie ancora, David. Buona serata, grazie di essere passato. Mo gli dico, scusa, deve seguire le regole? Mo glielo dico io se deve seguire le regole, Supremo. Oh! Supremo? Yeah. Senti, se viene, gliela devo vendere allora, senza patente? Vieni con me, vieni con me, cosa? Che te devo parlare un attimino. Allora, da quello che ho capito a grandi linee, questi mi sembrano personaggi che sono abbastanza avvezzi al crimine, ok? Ho capito, c'aveva pure una pistola, che c'è una noi, pistola sulla barca. Sì, a noi, già l'ha tirata fuori pure a me, io ho detto, complimenti, è bella pistola d'epoca, la posso vedere? Quindi, per cortesia. Allora, quando abbiamo quei tipi di personaggi che sono avvezzi al crimine, sappi sempre che devi essere sempre professionale, ok? Ho capito, ma la patente nautica... Allora, io la patente posso... nautica lui farà il corso e tutto, ma non la vuole. A me l'importante è che lui sa le regole. Poi è un problema suo, se va o non va. Se fa... Però aspetta, aspetta un attimo, scusa. Ah sì, è il ragazzo delle consegne. Buonasera. Buonasera. Mannaggia. Non i telefoni. Sì, no, non sapevo che sareste venuti, sennò vi sarei venuto incontro. Allora, però abbiamo purtroppo un piccolo problema. Noi il magazzino ce l'abbiamo all'aeroporto, quindi dovreste venire all'aeroporto se vi dispiace. Oppure è pesante? È abbastanza. Abbiamo anche la lunga. Ma è materiale che possiamo prendere noi qui tranquillamente? Magari lo appoggiamo in ufficio. Sì, allora, venite. Scusa, ne posso approfittare? Vabbè, certo. Signorina, me lo dia a me lo scatolone. Visto che bravo. Prego. Vabbè, non si preoccupi. Grazie, scusi. Su un bel po'. Posso chiedere? Sì. Io lo so che mi sono dimenticato. Dov'è? Aspetta, ma vediamo dove li dobbiamo. Sopra, dove li mettiamo? Mettiamo qua? Li mettiamo di qua? Sì, Vincenzo, qui, vai. Venga, abbia pazienza un attimo. Prego, vai, prego. Ah, grazie. vabbè. Vabbè. Okay. Vabbè, poggiatelo qua da queste parti. Poi va bene qui. Poggiamo qui. Vabbè, sì, ma io devo fare. Mo gli dici una cosa al Supremo. Allora, sì, ma infatti, sì, ma non va bene sta cosa. Mo gli ammazza pesante. Cioè, se la polizia viene qua e dice gli avete venduto una barca, ma senza fare la patente nautica, che cazzo c'è? Sì, sono qua pure io. Sì, è arrivato qualcuno. Aspetta, questo è speciale. Buonasera. Signor, questo qua lo... Oh, grazie. Guardalo. Questo l'ho fatto io. Buonasera. Ora prendo l'altro scatolone dove ci sono solo alcolici, quelli martini, vodka. Esatto. Il tech puff è una specialità. Ma signori, videochiamare cortesia, infatti non va bene. Sarei perso nei miei pensieri. No, vada, infatti non va bene. Sì, buonasera. Non c'è problema. Salve, Angelo. Andiamo, vado a prendere l'altro scatolone. Buonasera. Vuoi una mano? Tutto a posto? No, ce la faccio. Tutto bene. Stanno portando un po' di alcolici. Ti vedo sporco di sangue, che combina? Piccolo problema con un elicottero. Vabbè, a posto. Non dico più. Signorina, come mi vede lei? Io la vedo pulito. Infatti, quello io lo vedo tutto dommato.
Lo vedo tutto andammato. Andammato, che cacchio? Andammato, voce del verbo andummare. Che spara i fuochi d'artificio. Ma che ne saci? Tenga, oh, grazie per la lionata, signorina. Di niente. La vuole anche lei, signore? La prendo subito, guardi. Sì, grazie. Oh, eccolo. Avevo proprio grazie, bisogno, grazie. Grazie. Avete portato tutte e due gli ordini? Abbiamo portato tutti gli ordini, in verità. Ah, okay, sia i super, no, perché... sia... Salve! Salve! Sapevo che suo fratello era stato in ospedale. Ma che c'ha, sta in fuochi d'artificio? Sì, 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 però non diciamo che lavoriamo. Sì, sì, adesso si è ripreso, un po'. No, ma infatti però... gli ho detto di prendersi un po' di tempo se stava male, capisci? Eccolo qua. La porta! Adesso te la... Aspetta, te la apro io, fermate. Ci incastriamo. Ma tanto è inutile, è inutile. Arigato, allora. Ecco. Filo nelle sacche. È uguale. A me, a lui è uguale. Sì, ha rubato la mia Marimolo. No, io mossa cosa devo capirla. Sì, me. Se vuole avere problemi con la polizia, supremo, me lo deve dire. Cosa dicevano? Perché non, sta cosa non mi piace. Non me lo gira, guardi. Secondo me, eccomi, signori, scusa. Salve. Macchina, scusate un attimo, ero un attimo perso. Okay. Sarebbe avuta una. Allora, a posto, abbiamo preso tutto, Vince? No, sta ancora. Ah, no, ancora? Oh, buonasera, Luis, come stai? Come no? Lui è Angelo, scusami, mi licenzi. E vabbè, fai le giorni che te vedo, sai, già mi dimentico di te, no? C'è ragione, capo. Avrei una domanda. Anche ma perché lui. Dei cambi delle macchine? Se... Guardi, mi spiega lei, io con... venga qui. Ciao, Nabone. Certo. Mesi, vieni qui, scusa, Ninaggia, a me. Tu mi devi spiegare con i cerchioni cromati noi che ce famo sulle barche, esatto. Me lo spieghi? Io ti dico la mia, secondo me. Aspetta, è qua, solo 5. Sì. Grazie, vuol dire che guido malissimo, okay. Ogni giorno scasso la macchina. Ma no, non lei. Tua! Cappellino. Signor Supremo. Sì, allora. Detto dietro. Com'è andata? A posto? Ecco qua. Oh, grazie, ma tu sei... abbiamo finito già, non ho capito. Va bene. Allora, intanto ti ringrazio per averci portato subito l'ordine, quindi è fantastica questa cosa. Ma sì, senti... solo quello del mercatino, là, del... Ah, negozio. ok. Ma ti senti bene, Adde, poi? T'a posto? Più o meno, però... Come va? Si va avanti, deve andare avanti. Ok, e come va? Sì. Bene. È importante quello, quello che mi farebbe molto piacere. Ma pure piacere vederti in città, quindi... No, mo' no, assolutamente gli devo dire quattro parole. Ciao, cattivo. Diciamola così. Bella la buona. Sì. E invece tu, Mesi, come stai? Tutto a posto, sì? Io, sì, tutto a posto. Sempre un po' incazzata, Se la prendono sempre con il fratello, quindi vabbè. Io però diciamo che da sorellina proteggo anche il fratellone, ecco. Va bene, l'importante è che va tutto bene. Dai. Però le botte le prende. Se siamo ormai vi siete abituati, esatto. Va bene, comunque mazza, l'unico problema è che c'ho le tasche piene di alcol. Sì, ma andiamo a posare un attimo la vita. Per quanto riguarda l'altro ordine, poi mi fai sapere tu, Ade, poi con calma, non avere fretta, con calma, quando vuoi. Sì, quando vuoi, anche okay. Domani, dopodomani. Quanto tempo lavorativo ti serve per eventualmente darcelo? Mezz'oretta. Fai domani, con calma. Non ti preoccupare. Hai bisogno che devi fare cassa, vabbè, allora tranquillamente, non è un problema. Nel senso che deve consegnare, poi gli serve un altro ordine, e allora lì cerchiamo... No, tranquillo. Cioè, va bene. Io comunque diciamo che me lo faccio già per domani, quindi tranquillo. Va benissimo, grazie. Ti ho detto, se hai problemi a consegnare a noi, se ci autorizzi a atterrare con l'elicottero, veniamo lì, prendiamo e ce ne andiamo senza problemi. Ok, possiamo fare pure così, almeno giusto carico. Tanto la faccio da solo a portare tutto, giusto? Nell'elicottero? Tanto sì, vabbè, poi bisogna... basta legare le scatole. Perfetto. Ok, perfetto. Nel caso chiamo e vengo io. Io dai. Ho sempre paura che lui si schianti e butti tutto. Ma quando mai? Metti il paracadute. Io non lo so. Bravo, più per i liquori che per Vincenzi. Ma chi spara i fuochi d'artificio? Scusate un attimo, scusate. Capodanno.
Ma che cazzo sta succedendo? Vabbè, Ade, comunque sì, fai con calma. Se sto facendo un'inaugurazione. Sì, ma a parte tutto, cioè, riposati un po', fai con calma, domani ti chiamo io, non ti preoccupare. Va bene? Ok, grazie, grazie, gentilissimo. Va bene. Tutto a posto lei, signorina? Sì, 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 tutto a posto, tutto a posto. È che sempre stare con le braccia incrociate dopo un po' mi stanca. Si si vuole sedere, se si vuole sedere, sa. Si figuri, a volte cambio posizione, vede, poi... Meglio ritorno... così. Sì, 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 sì. E vabbè, vediamo chi è che spara i fuochi d'artificio. Se volete venire. Andiamo a vedere, voglio dire chi è che li spara. Ah, posso buttare la bottiglia. Chi è con i fuochi, Supremo? Non lo so, io non ho capito se quello laggiù, vedi dall'altra parte laggiù, c'è Francesco che cammina, vedi? Sì, 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 c'è. Non so se è la macchina sua qualcosa. Oppure... Non capisco, sono un po' di giorni che abbiamo dei... Non so se sono dei teppisti o cose del genere. Ci bucano le ruote, ci bruciano le macchine. Boh. Veramente? Sì, ma che cazzo... Cioè, quello che dico io. Ma che cazzo? Mi fai i dispetti e poi non mi dici... Cioè, perché? Che o se stanno a sbagliare con qualcuno. Guardi, signor Supremo, sì. Dopo gli affari con lei noi ci siamo svegliati in ospedale, dica solo questo. Ah, ecco. Azz, bene, diciamo. Sì. Era un affare proprio. Era un affare. Ah, ma di questo parlavi prima allora? Ade. Sì, sì. Sì. Dopo... Cioè, in parole, noi siamo andati via e poi voi vi siete svegliati. Ma... No. Sì, esattamente. Io sì. Mi ricordo poco prima che andavamo via che erano entrate una decina di persone. Persone sì. Quello me lo ricordo anch'io, poi da lì non mi ricordo più niente. Io ma niente che ma più che altro non li conosco. Tu li conosci? Su chi no, io non ho visto solo un ragazzino nano lì, solo quello mi ricordavo io. Poi un gruppo di gente che faceva da come al solito, no? Gira una donna e 18 persone intorno. Boh, io queste cose ne capisco. Eccolo qua. Ma io chi è che parcheggia i kart qua? Io voglio sapere chi è l'handicappato. Ma è una cosa incredibile. Dove mette la testa? Signori miei, io vi giuro, certe volte. Sembra, lo fa sempre, è una cosa incredibile. Scusate, se ho detto mi dissocio, è un modo di dire, scusate. Sono cose che non si dicono, sono cose che mannaggia a me, non mi ricordo mai. Scusa, la vuoi smettere, Supremo? La vuoi smettere? È un punto di vista, non volevo dire cose del genere. Sì, hai rotto il cazzo perché già hai carte così. Sì, allora tu lo sai qual è il problema? Poi te lo spiego. Appena se ne vanno, ti spiego qual è il problema. Sì, lo so. Il problema mio qual è? Guarda, c'è una lista lunga dei problemi. Sì, Supremo. Scusate, non dico più le parole. Mannaggia a me, mi devo tagliare la lingua. Scusate a tutti quelli che hanno sentito, mi dissocio. Oh, impari per la prossima, capito? È arrivato. Grazie, bravo, bravo Francesco. Così. Signori, meglio ve ne andate che questi si picchiano, moglie che tiro dei mini che hanno sulle palle. Che bello. Tu invece no. Io consiglierei la parte sotto, invece. Fa molto più male. Sì, sì, che così si danno una tranquillizzata. No, ma è rotto i coglioni, perché l'ha visto chi l'ha parcheggiato lì. Sistema dopo. Sì. Allora, Dave l'aveva parcheggiato, andi alla vabbè, porta, Supremo l'ha visto. Manda un attimo della... Scusate, abbiate pazienza, perdonate, ma devo un attimo chiacchierare con sto tizio. Sì, anche noi. Certo. Comunque, lo picci pure. Grazie di tutto, Grazie. No, poi grazie a lei. Buona serata, mi raccomando, con calma. Avete un'ora di apertura tipo la sera pomeriggio? Allora, per adesso è anche a richiesta perché non è non è proprio aperto, diciamo così. Ma tramite non è ancora il personale adatto che ti copre esatto. Il turno esatto e va bene diciamo. Vai, che Vittor... io e lui stiamo molto diciamo in città, ecco, quindi okay, se qualcuno fa richiesta noi lo facciamo. Ma se al massimo mi facciamo una chiamata. Io viene molta gente qui a cercare il lavoro. Eventualmente, se qualcuno che non posso prendere, ve lo mando da voi. Poi magari valutatelo. Insomma, oddio, certamente. Grazie. Anche perché oggi ho, non so, scritto su Twitter che assumevo persone, ballerini, sì. DJ. È arrivato qualcuno? Nessuno. Mamma mia, guarda, mi ha scritto. Ho messo pure il numero privato, ragazzi. Cioè, prova a dire che regali soldi. A qualche deficiente può darsi che viene. Allora, se vuoi, ti do il numero. No, ma gli devo dire quattro cose. Purtroppo non sono entrato in città e cercava lavoro. Come si chiama? Si chiama Gian. Lui lavorava con me in concessionaria. No, lo faccio male. No. 28? Non so se lo conosci. Insomma, era un venditore come me della concessionaria. Ma il signore 28? Non lo so. È Gian 28.
Bravo, te l'hai capito, sei troppo bravo. È inutile che lo difendete. Nel caso lo chiami perché mi ha detto, vedi se qualcosa è personale pure da... Faccio dire no. Beh, magari dillo che poi gli hai passato il numero. Sì, sì, è normale, è normale. Nel caso lo chiami gli dici no, perché non lo so, non mi risponde mo. Mi deve perdonare, lei chi è? Mi scusi, mo magari faccio una gaffa. È il meccano, è il meccano. Ah, ecco. Ah, salve. Mo andiamo salve. Al Benis, facciamo un bel giro. Ah, vi serve a voi? Ah, mi perdoni, buono, scusi, ma non capivo, cioè vedevo tutti qua, mi mancava, dico ma che sei, chi cazzo è? Perdoni, scusi, no, scusi davvero. Vai, mi dia il numero, poi lo scrivo io. 9222. Ok. Poi manderò un messaggio. È una giornata abbastanza scura. Comunque, ricordate sempre che se avete bisogno di un elicottero e un affitto, perché vedete che delle situazioni sono un po' pesanti e volete avere un po' possibilità. Basterebbe un cancellino. Non so, basterebbe un cancello delle videocamere, ma non c'è niente. Lei guardi, mi fa sorridere, mi deve perdonare, non è una mancanza di rispetto per lei, però questa sia chiara. No, sa, essendo venuto un po' a conoscenza di una situazione, ora inizio a annellare un po' le cose. Mi deve perdonare, certe cose mi fanno sorridere, guardi, non la prenda come un'offesa, però non mi fanno esprimere i miei, anzi non la prendere come un'offesa. Poi ti picchio. A noi sia a me che lei, per noi voi fate tenerezza, cioè nient'altro. Grazie, non so se è un complimento o un'offesa. Spero soprattutto a me mi hanno detto tenerezza, coccoloso. Io non so più che cazzo di guarda, eppure mi girano certe volte i coglioni, guardi, altro che palle di elicottero. Non è un'offesa, non può essere. Le servono davvero degli operai? Io ce n'ho tre da darle subito un pacchetto completo. Le do due napoletani in calabrese subito. No. Ma il napoletano no, ma tanto se lavoro da solo faccio più soldi io qui. Io resto qua a romperle le palle, sennò che sì, ma tu non facevi parte del gruppo. Io sto qui, mi lancio subito. Hai visto, ce l'ha contenti. Sì, dimmi. Dopo ne parliamo dopo. Scusate, signori, ora perdonate la maleducazione. No, vuoi continuare? Sì, dovevamo continuare, sì. Scusate, davvero. Dopo dobbiamo andare. Mesi, è stato un piacere. Arrivederci. Buon lavoro. Buon lavoro. Ci becchiamo, dai, andiamo su. Vedi che fai tanto il tipo bravo. Mi fai tenerezza, supremo. Signor Cavelloso. Dimmi tutto, dai, dimmi tutto. Non ti vedo. No, certo, non mi devi vedere, sennò dimmi. No, fatti vedere, dai. No, sto usando i poteri di admin adesso, dimmi. Allora, che stronzo. Hai visto prima. Mi scappano ste parole, porca miseria, non lo faccio apposta. Allora, hai visto? No, ma non mi interessa della parola. Sto parlando di Dave, quello che è arrivato. Hai visto prima il cart dove te l'ha parcheggiato? E non dire che non l'hai visto. Certo che l'ho visto. E non gli hai detto niente. È uno. Non gli possiamo dire. E vabbè. Ma chi lo conosce? Allora, Supremo? Non lo conosco. Stiamo parlando come io è, oppure stiamo parlando un attimo fuori? Fammi capire. No. Siamo dentro. Okay. Supremo. Allora, Vincenzo, io ti ho detto che ci sono personaggi in questa città. Sì, Guido, e questa azienda ce la potrebbero rigirare come niente. Sì, e credo che il buon Francesco. Ma scusa, ma tu che ne sai? Ma mi fai parlare un attimino? Okay, mi fai parlare. Io credo che buon Francesco ti potrebbe dare qualche nozione, ok? Ma quale nozione mi deve dare? Di quello che succede al di fuori di questo gruppo. Ok, parliamo di un'altra cosa, a parte il fatto del caddy. Cioè, okay. Parliamo, hai finito, basta, concludiamo. No, parliamo sempre. Spiega la cosa? Sì, vai. No, devi stare calmo, abbassa il tono. Non sono arrabbiato. Io non ti devo dire le mie conoscenze di questa città quali sono, non ti devo spiegare niente. Sei qui per lavorare e se ti dico che questa persona la devi trattare così, tu poi dopo mi fai tutte le dimostrazioni che vuoi e io ti spiego il perché. Ok, quindi vuoi avere problemi con la polizia, giusto? Beh, fai parlare. Hai fatto la domanda. Ancora non l'hanno presa, Guido. Ancora non l'hanno presa. Questo la prenderanno stasera. La prenderanno stasera, Guido. Hai capito? Taglia. Vogliono prendere il gommone. Già me l'hanno segnalato più di una persona. Già so chi è e che sta insieme a delle altre persone. Ok. Quindi, e mi hanno detto di trattarlo con i guanti se non vogliamo problemi. Okay. Tu vuoi problemi? Vuoi problemi con la polizia, però. Tu vuoi problemi, sì o no? Io non voglio problemi con nessuno. Allora, se a me quello parcheggia il kart dove cazzo gli pare, poi dopo 10 minuti si è levato dai coglioni, non mi interessa.
per quei 10 minuti mi cammino a pecora così. Beh, ma mi fai parlare? Non vuoi problemi con lui, ma vuoi problemi con la polizia? Fammi capire. No, io non voglio problemi con nessuno. Angelo, ti spiego io ora. Gli vuole fare la patente nautica, però. Ok. No, lui non la vuole la patente nautica, quindi non lo devo mettere nel registro, giusto? Come hai detto tu, giusto? Questo è quello che ho detto davanti a lui, capisci? Ma noi gliela facciamo, noi gliela diamo e la segniamo lo stesso. Poi se lui non la presenta è un problema suo, non è nostro. Però qual è il problema? Tu la fai, gliela dai. Solo che non la segnaliamo, basta. Ecco, è stato arrivato. Registro tuo, no, sono arrivati, sono arrivati, Guido, sono arrivati. Stanno arrivando. Sì, ho notato. Vabbè. Poi vedo. Oh, buonasera. Buonasera, signore. Faccio un salto. Buonasera, David. David, buonasera. Salve, buon uomo. Salve. Salve, buon uomo. Buonasera, signorone. Devo fare un cacatone. È lui il signore che mi hai detto. Sì, salve, buon uomo. Salve. Mi ha rubato la pensione, però, madonna. Però si ferma un attimo. Che cazzo fare succede? Un cacaton. Cacaton, venga. Problemi di prossima. Bello, là, tanto lo faccio qua in mezzo. No, venga qui. Guardi che c'abbiamo un bidet delle sette bellezze. Guardi, abbiamo il doppio cesso. Può cagare sia di qua che di là. Prego. Non avete il bidet qua. Venga, una vasca. C'è la vasca per lavarsi. Oh, ti cago nella piscina! Piscina. Che dovevo fare? Dimmi tu. Sì, Supremo, fai quello che vuoi. Ci distruggono l'azienda in un minuto, Vincenzo. Non voglio e questa cosa. Sta tranquillo, fatti... Sì, fammi! Ok, fai. Ah, non ti preoccupa. Allora, David, dimmi tutto. Il nonno paga la fattura, poi io... Va benissimo, va bene. Ma non la vuoi prendere subito o la vuoi prendere più tardi? Sì, che vuoi fare? La prendo adesso. Ah, perfetto. Vuoi fare la patente adesso, quindi? Allora, è sempre uno. Allora, presentati un attimo, che è sempre un mio sono operaio. Angelo, perdonami, sì, non mi sono presentato. Già ci siamo visti l'altra volta per quanto riguardava l'ho tirato un pugno. Lo sai, te l'ho già detto, non l'avevo fatto apposta. Comunque sia, ti faccio io il corso per la patente nautica. Mi sono dimenticato di dirlo, ha tirato prima lui il pugno, Sì, mi è partito il muscolo, cioè il vizio. Va bene. E allora, signori, l'importante è che avete risolto da bravi gentiluomini. Io penso di essermi chiarito. Dai, qui volevo un risarcimento. Ci penso io, ma vedi che succede. Esplode tutto. Il mio operaio le accettate a posto? Certo. Figa. Perfetto, allora siamo tra gentiluomini qua, sì? Sì, quindi quando ci dice una cosa siamo seri. Benissimo. Ah, infatti, siamo parlati. Posso andare a vedere un attimo il nonno che fa, perché non vorrei... Stai facendo galleggiare lo strunzo a galla. Dai, che cazzo. No, ma sì, ma non dimmi. Calmati. No, non mi interessa. Vincenzi, calmati. Senti l'odore. Perché non vorrei agire io. Signori, dopo chiamiamo una ditta di pulizia, perché mi sa che il bagno è impraticabile. Guardate che ditta di pulizia. Francesco. Oui. Tu, questo è l'ultimo assunto, ma pulizia una poca vasca in bagno. Col cazzo in bagno del frigo. Allora, David, una cosa che dobbiamo fare per quanto riguarda il fatto della patente. Tu sai che noi siamo un po' vincolati, che non possiamo vendere se qualcuno non è dotato di patente. Ah. Io ti devo far vedere le regole, ti porta lui. Ti porto io. Sì, ti spiega tutto, però la patente... Ce la tratteniamo noi per verificare un paio di cose. Ti va bene questo? Assolutamente. Perfetto. Okay. Se vuoi vieni già con me. Però una cortesia, il documento però ce lo devi sempre dare, perché noi per un registro nostro. No, poi lo dai a lo dai a me dopo. Non ti preoccupare, quando hai fatto tutto c'è sempre lui. Okay. Aspetta il nonno, così la vedo. Sì, aspettiamo. Ok. Magari lo porti insieme. Posso iniziamo ad andare a fare. Perdonami, porta insieme, giusto? Anche il nonno, così gli fai vedere anche un po' le regole, allora, magari lui intanto sente. Come vuoi fare tu, se andiamo col nonno, così magari facciamo vedere pure a lui. Preferisco che andate col nonno, va bene? Così la vede anche lui. Ok, dai. E poi dopo al ritorno prendiamo il gomone. Senti, va bene, il prezzo è accettabile, tutto a posto. Sì. No, non c'è problema. Sì. E sai, vorrei mantenere un buon rapporto con te, mi raccomando. Non ho capito, Abri un nonno, come sta? Arrivo subito, ragazzi, vedo i miei pensieri. Posso?
Quello quando va nei suoi pensieri è particolare. È liquida. È lì. Ah, senta. No, aspetta, la pianta, no, l'abbiamo già data l'acqua alla pianta. Signor nonnino. Ma che sta succedendo? C'è cessone, non ce ne sta da lui, un po' d'acqua alla pianta non fa. È traffico in barca. Oh no, ce ne sta da lui però. Vabbè, ho sbagliato. Non ci vedo, sai cosa? Gli hai dato un'annaffiata, dai, mo se secca va bene così, pazienza, dai. Quando vuole il bagno è pronto? Anzi, si è trovato bene, è stato facile per lei espletare. Non mancava la jacuzzi? Ecco, quando vuole. Tu immagina scorricella con la jacuzzi, no? Salute bolle lì, immagino. Mamma mia, un orrore mi è venuto per anni. Mamma mia. Tu vieni con me? Devo venire pure io, mi devo un po'. Ma ti faccio vedere. Prego, prima lei che è il signore. Vieni, tu vieni con me. È proprio più vecchio di me, mi sembra vero. Visto. Allora, signori. Allora, ci pensi tu, prendi il signore allora, qui, e intanto li porti a fare il che giro. Che dobbiamo fare? Un giro in mare, poi dopo torniamo. Andiamo, grazie, poi ci vediamo qua, ragazzi. Sì, mi raccomando, sì, sì. Professionali e bravi, che qui abbiamo bei clienti. Stai in buone mani, lo sai. Ciao, Albe. Prendi il pulmino. Sì. Pulisce, mica pulisco io, Albe, assolutamente no. Che io ho fatto, corro più di te, sai cosa? Quello è probabile, chi fuma sa e quindi ce la faccio. Ma io non fumo, okay. Io mastico e basta. Chi è che sale con me? E uno con... Ecco! No, andiamo con i Chetti. Due, voi andate insieme, io vado con noi. Ah, come vuoi, vai. Andiamo a kart, cazzo. Ah, di Angelo. Va bene, vai. Il problema è che se qui non ce li arriviamo subito. Madonna, questi... Ma è stronzo! È stronzo, ragazzi, vedete che lo fa apposta. Che mossa! Prometteteci di frenare queste cose. Non lo so. Oggi ma non frena! Mi pare la macchina sua che non frena, cazzo. Allora, attendete qui al molo, io nel frattempo vado a prendere la barca. Sì, andiamo, dai, scendere. Non fate i moli. Prego, prego. Devo scendere. Prendo la piccola, no? Sì, 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 quella solita per andiamo fare... Andiamo, sì, vabbè, puoi aspettare pure qua, vengo in retromarcia. Vabbè, tanto tu la prendi lì e saliamo, sì, subito. Sì. Signore! Com'è l'acqua? Ma... È congelata, no, figa. No, dovevi dire salata. Ok. Eccola qua. Oh, è volato, ha fatto. Prego. Vieni indietro. Oh, venga indietro, che vuole Mona. Che mi faccio tutto. Vedi che tu tocca la sabbia. Oh, no. Ma sa nuotare? Sa nuotare? Signore? Dov'è? Oh. Ma sa nuotare? Meno male che ho fatto il corso 1860. Accomodatevi pure in barca. Io sono entrato in trincea dall'acqua, sa cosa? Prego, prego. Dall'acqua? Sì, dall'acqua. Dice male. Facevi su buco. Prego, salite. So, quando sei nato sei uscito già con la pistola, figo. Deve... penso Dave. A posto siamo arriviamo subito subito. Sedetevi, sì, ma non è questa la barca, io il gommone voglio. Sì, vabbè, ma questo è per fare. No, questo è solo per la guida. Solo per la guida. Dopo ti diamo il gommone. Aspetta, io non mi sento. Oh, aspetta! Dobbiamo sedere! Vai! Dai, no. Allora, signore, mi raccomando, non si butti d'acqua, All'uscita dal porto. David, perdonami. Piano piano sui 40 nodi, gira a destra. Io hai capito? Fagli un nodo a scorsale. Vai a 40 massimo. Vai. No, no, destra, dovevi andare di là. No, ci faccio da tollo. Sinistra. Grazie per il fondo, Dark. Buon siamo arrivati. È finito. No, allora. Dietro. Destra. Ascoltami. Destra. Dritto. Sinistra subito. No, no, aspetta, lo confondi così. Dove andiamo qua? Angelo, vai, Angelo. Scusa, no, torna indietro, dai. Sto scherzando. Devi scrivere A1 nell'acqua. A1.
Dai, vai, vai. Vai, occhio, piano, occhio, piano. Occhio, piano, piano. Che mira. Colpetto dietro, colpetto, occhio. Madonna, posto, che casino. Tutta a sinistra. Ma scusa. Sì. Non accelerare troppo, mi raccomando, che siamo in un canale cittadino. Sì, canale 5, rete 4, sì, canale... Italia 1. Sinistra. No. Ma che cazzo stiamo combinando? Ci sta prendendo per il culo. Scusa, non vede davanti, non ho capito. Subito destra, quindi. Ma io non devo rispondere. No, il canaletto, perché sa che subito destra, però. Subito destra, ma scusate, perdonatemi. Sì, sì. Questo perdiamo la pazienza. Oh, abbassa la testa. Lo fa apposta. Uffla. Non prende la radio. Siamo sotto un tunnel. Però qua ci manca la bandierina mona. Vai, sempre dritto. Puoi andare anche sempre dritto. Ma dobbiamo mettere. Devo abbreviare. Mamma mia. Tieniti. Vai piano che rischi di toccare sotto. Ecco, bravissimo. Sotto o sopra? No, sotto tocchi. Mi tocchi con l'antenna su te pontili. E qual è il problema? Vai, sempre dritto. Esci. Qual è il pontile? Il problema che si impenna alla barca e ci accappottiamo. Questo è il problema. Sì, vai, vai. Vai, devo fare pure il signore dietro la patente poi? No, 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 segnati il percorso che qua scappiamo dagli spiriti. Oh, sì, qua passiamo, facciamo il sottotombone. Col gomone qua vai un po' più stretto, però. Sai che me ne frega, cazzo, passo di qua. Ehi, mona, non mi vede, cazzo. Hai ragione, tu ti puoi fermare anche qua sotto qua. C'è Duccio, ci sono le scale a chiocciola. Allora, ti dico solo l'unico vincolo che c'hai, te lo do subito. Vedi, sul GPS questa linea qua non puoi arrivarci. Il tuo direttore. Ok, questo perfetto. È l'unico vincolo che hai in mare. Per il resto puoi andare dove vuoi. Fatti il giro, vedi alla tua sinistra, c'hai queste zattere a mare. Queste chiatte si chiamano. Che figata. Fatti un pure giro, io conosco attorno. Tante chiatte. No, chiatte. No, mi escono le emorroidi, cioè che me le metto dentro. Outline pure di. Ma che? Se vuoi andare un po' più veloce, le onde che taglia. Che cazzo sta succedendo? Vorrei vedere cosa sono queste cose. No, vabbè, sono chiatte. Cazzo. Ci sono le meduse. Ci sono le meduse qua. Fatti un giro attorno, fai una sorta di S, tipo come se volessi prendere il patentino per la moto. Sì. È presente? Vai. Ti fai una S attorno. Vai piano, che non mi reggo, sai. Ci sono le meduse le qua. Alle spalle nostre. Vai piano, che non mi reggo, ti sto dicendo. Vai, vai, vai. Reggiti al ferro, nonno. Ma è tutto... No, no, no! No! Siamo andati a Massimo, uomo in mare. Uomo in mare, a ciappuno. Dove va? Dove va? Cazzo va? Signore, perché si è lanciato in mare? Signore, sta bene? Cazzo, le meduse! Le meduse, cazzo! Salga qui, le salga meduse, qui! Salga qui! Lasciamele di dosso! Salga di dosso! Ecco. Oh, cazzo! Oh. Madonna! Ti sente bene, signore? Signore, tutto bene? Pisciami di sopra, pisciami di sopra! Mi hanno preso le meduse, è l'unico rimedio! Che cazzo? Non sapevo che avevi un pisellino, però... No! Madonna... Si pare! Ho resistito un colpo di pompa nella pancia! Non so cosa sono delle meduse, casse di meduse... Mamma mia... Oh mio Dio... Te l'ho detto, vai piano... Beh, non è... Un l'ho trovato. Ce l'ho fatta... Aiuto! Usce meglio da mare... Vai, piano, piano, piano... Aiuto, che cazzo succede? Jenny, grazie per il follow... Come? No, niente, cazzo... Fammi salire... E sei tu che non ci riesci? Uno sta sotto la barca... No, 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 sta qua. Vai, oppla, bravo. Signore, non si lanci dalla barca, però. Oppla, no, mi sono lanciato, dai, non ho reso la pre... Non ho retto la pre... No! vabbè, uno però pure lei. Grazie, Marco, grazie per il fuoco. Cazzo! Vai, vai, vai. Vabbè, No, no, siediti. Vabbè. Siediti e
Oh! Che stronzo! No! È proprio stronzo! Ma mi investe. Oh! Aiuto! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ti fanno proprio estremamente male. Guarda, è scemo in sabato sa gli coppa. Ce la fa. Basta, no, non mi alzo più da qui. Che regia, no, no. Ok. Regimi, ti do la mano. Allora, passa pure al pontile proprio. Ti do la mano. Vedi questi pontili qua? Sì. Passaci esternamente tutto al grattacielo che c'hai di fronte a te. Ma dai. Okay, sì, hai visto come andrete? Ha detto pisciami sopra. No, no, no. Guarda. L'ho dovuto pure pisciare addosso. No. Dove vai? Oh, i grattacieli. Oh, ci sono i delfini, cazzo. Lo vedi là? Non so. Adesso vado dai delfini, sai? Ma dove no, non ti lanci. Bravo. Ah, non sono delfini, dici? No, no, okay. No, no. Quelli fanno male. Ah, sono squali. Poi rientriamo in porto e abbiamo finito. Ok. Capito? Ma no. Ma la benzina c'è? Di... Sì, 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 sì. Ma una domanda, no? Ah? Quante barche avete venduto agli sbirri? No, zero. Nessuna. Sono oh, veloci. Meglio così. Non hanno barche. Per ora non penso sì, neanche. Possiamo scappare tranquillamente, ma. Esatto. L'unica pecca è che l'unico garage è dove stiamo noi. Oh, è limitativo, però così. Infatti, abbiamo parlato col sindaco per fargli mettere. Non un va po bene in così. Ma almeno uno a nord. Cioè. Ma infatti, anche sai com'è. Dave, poi se arriva quello. David, perdonami. Perché Dave? Non David. Lo so. David. Vedi la boa rossa? Devi accostare a quella boa rossa per entrare in porto. Li mettiamo come punto morto. Ah, quella in fondo. Quella in fondo. Non dovresti tagliare queste boe verdi. Ok, quindi mi devo accostare lì? Sì, devi passare tenendoti quelle boe lì sulla destra. Ok. No, non devi andare. No! Metti la marcia a toccare. Oh, la pietra pomice! Oh, ce la fai? Aspetta un attimo. Sì. No, signore, venga qui. Lo lasciamo con una pietra pomice. Non lo so. Allora, no, David, non dobbiamo ripartire. David, in poche parole, la boa rossa è per entrare in porto, la verde per uscire. E si tengono sempre sulla destra. Ce la fai, ti spingo. No, no, vai, no, no, stiamo a mare, sali. No, per dietro, non prendo. Vai dietro, a posto. Tiri il motore a mare e stiamo a posto. Andiamo, rimani là. Maronna, sto motore quando hai stammata. Attenti, vedo l'isola addosso. Vai piano, che ci porti muro, nonno. Vedo l'isola addosso. Vai, capiga, il capitanoncino. Vai, però si fa così. È bellissimo, però. È bellissimo. Okay, no, dritto avanti. Vedo uno stronzone davanti. Ritorniamo dove stavamo prima. Sì, ma comunque. No, insomma, alla fine il brevetto glielo facciamo. Se lo strada di qua. Se ti fermi lo sparo, sai? Rischi che non c'hai il pescaggio per la barca e ti blocchi. Ah. Direi a destra evita. Qualora quindi prendi il gomone. No? Non mi stai capendo, era un suggerimento che ti stavo dando. Non fare zig zag che ti vio il rovescio, te lo dico. Ho detto sulla destra, il canale qui, che prima hai visto signore, a destra, c'è il sacchettino. Sì. È basso, poco, il fondale è molto basso. Con la barca ti incastri. Sì, lo conosciamo. Sì, dove siamo scappati l'ultima volta, nonno. Ok. Allora, se ti siamo scappati l'ultima volta. Così vi faccio scendere. O fai tu. Fai prima, bravissimo. Ok, ci sei salito proprio sopra, però non fa niente. Non è mia la barca. Hai ragione, no, io la vedo. Vai, scendete pure qui. Così si parcheggia. No, infatti l'ha messo perfetto. No, oddio, ho sentito un po' la fiancata fare. Va bene. Ah, io parcheggio, continui tu, caro. Vai, smosso. Sì, venite con me. Mi hai smosso un po' la pancia, sai? Mi dava zig e zag. No, mamma mia. Poi gli rovescio là dentro e te lo dico io. Mo dobbiamo vendere la barca. Manca tutto, facciamo l'unplay. Uomo Medusa? E chi è l'uomo Medusa? Cosa? Ciuffo rosso. Sì, mi dica. Sta parlando? Dato che ora la guida l'abbiamo fatta, può cacciare un attimo il gommone così lui lo vede? Ah, sì, assolutamente.
Però c'ho solo quello là da 2, quello là che è. Vabbè, tanto il modello. Sì, 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 sì. Beh, quello da qua, dimmi che l'ho presa, l'ho presa a 4. No, ce l'ho provata, solo per farla vedere al 9. Questo qua hai detto che è antipro. È antiproiettile. Sì, sì, è antiproiettile. Allora proviamo. No, 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 no! Beh, ora va, vai un po' più avanti, vedi se sprofonda. Aspetta. Oh mio Dio, perché spara? Uno, resta a mano. Perché avete il suo vizio di sparare? Deve controllare anche lui. No, non si buca. Vedi? Oh, cazzo! È perfetto per scappare dagli sbirri questo cazzo, sai? È spettacolare, cazzo! Messo testimone sì, che sto con bomba. Anch'io ho fatto la stessa cosa, ho sparato. È perfetta perché non si. Vedi qua Angelo che lo porta. Va bene, no, Fefe. Ok, andiamo, è andata. Aspettate un attimo che vi seguo. Sì. Lascio la barca a lui. L'attacca all'azzo. All'azzo. Comunque ci vorrebbe una bandierina lì in fondo alla barca. Ma vado a piedi, no? Che cazzo di volo fa? E finisce male. Grazie per il follow, Chris. Chris Keck. Buonasera. E mo dobbiamo fare scata. Grazie per il follow, buonasera. Andiamo di finire questa cosa qua, in fretta. Quello che ha scritto. Ma quando c'è il riavvio? 30 minuti, penso che quasi. È quasi. Andiamo qua. Ehi là, tutto a posto? Mia. Di nuovo ho sparato il gommone, mannaggia. Come hanno sparato il gommone? Che se hanno fatto una prova? Sì, sì. Vabbè, falli fa, Vincenzo, te l'ho detto. Magari tu dici, guardi, se li possiamo fare in una zona un po' più tranquilla sarebbe meglio. Stanno entrando. Ok. La prima buca. Ah, oggi pago le tasse e poi pago pure i dipendenti, eh? Sì, senti, poi una volta tolte tutte le spese e tutto il resto, poi dobbiamo iniziare a dare pure qualche piccolo bonus, ok? Sì, sì, assolutamente. Così almeno si. Ma dov'è finito Angelo? Non lo so, mi sa che. Ecco là, oh, serio, ecco. Eccomi. Hai idee, Angelo? Come volete voi, signori? Vai. Va benissimo, okay. Hai iniziato tu. Com'è andata? Vi è piaciuto, signori? Sì, sì. Più o meno. Ho preso un po' di squali, ma va bene. Come i squali? Che è successo? Il nonno è caduto, figa, l'abbiamo raccolto. È un casino. Le meduse, ho le meduse. Le Madonna. Le Madonna. Mi sembra che deve prendere il dinghy yacht. Ci pensa tutto il. Sì, così almeno avete capito che è successo purtroppo un disguido l'altro giorno, va bene? Purtroppo sono cose che possono succedere. Lo so. Infatti sono qui tranquillo. Almeno abbiamo capito. No. Allora, ci pensi tu tutto, Angelo, va bene? 100.000 costa. 100.000? Ok. Allora, nonno, venga qui, le faccio la fattura. Lascia la fattura. Mi state fregando tutta la pensione. Buonasera a tutti. Io sono un testimone. Non facciamo mai queste cose. Non lo dica perché noi siamo persone che cerchiamo sempre il rispetto anche per le persone che ci possono insegnare qualcosa. Sì, sì, fai dagli i documenti e tutto. Ma cosa cazzo vuoi? No. Qui, signori, so all'entrata di questa fattura cosa cazzo guardi? Fai la fattura a me. Figurati. Sì, capi, vieni con me per favore. Vieni con me, scusi. Ma chi è questo? No, è un altro dipendente. Abbia pazienza. Dillo, tu qua. Allora, capi, presentati. Questi persone sono dei clienti, presentati con gentilezza e educazione. Aspetta un attimo, fai la fattorina. Capi? Capi. Piacere. Oh, sì, dall'alito sembra che ti sia arenato il cadavere di morte in gola. Sì, devo prendere il dinghy yacht, giusto, Supremo? E non ho capito. Devo prendere il dinghy yacht. Ok, a posto. Sì, quello a 4 posti, sì. Cioè 4, Sì, 7.740. Perché abbiamo anche la versione a 2 e non credo che ti interessi quella.
devi. Siamo 26. Che hai detto? Mai chiamato vecchio? Oh, no, no, noi siamo vecchi, noi. Ma io ti appicco tutto! Ascolti a me, ascolti a me. Si ricordi che vecchio non vuol dire vecchio, ma vuol dire saggio. Persone sagge, non vecchie. E come però, dire che la vedo un attimo così, le posso chiedere di passare le mani cortesemente? Che novità ci sono? Ci vogliono una zazza. Ricordi, quando ci danno per vecchio ci stanno dicendo che siamo saggi. Ricordi sempre. E poi l'altra battuta. Quando le dicono che è vecchio, che lei è un vecchio e stagione. No, quello no. Vecchio sì, ma saggio. Ah, è vecchio di stagione, ho capito. Stagionato, sì, quello sì, sì. Quando le dicono, allora lavati i piedi. Angelo, li porti di là, li porti di là, ok? Sì, quando le dicono che di là, è alla barca. La fattura hai fatto? Sì, già l'ha pagata pure. Ok, sì, la mamma la prendo, tanto vado direttamente là, lo sai, no? Porta di là. No, gli ho detto che è un saggio. Come fa a capire il contrario? Mi scusi. Dovrebbe essere per forza questo, mo vediamo. Ma va a finire che non è quello giusto. Ah, la benzina c'è. Ok. Come va, Ciottolino? Tutto bene? Allora, ce l'ho il contratto, a posto. Poi gli do pure un alcolico appresso. Sembra a guidare male, guarda. Ma no, non si scende! Non si scende! Non ci passa quello. Insomma, perché insomma? Io sto bene, Ciottolino. Dai, non, spero che non si buttano giù. No! No! Che è successo? Perché vi siete lanciati? Ogni volta questo giro a piedi, figa. Venga con me, dai. È qui sopra. Ah, proviamo un attimo se è da 4, se no non vorrei avere problemi. Salite un attimo. Sì. Ok, a posto, sì. Fai tu direttamente? Sì, faccio io. Voglio... Okay. Non ti lanciare. No, di là, di qua. Voglio solo David qua vicino. David, se risali sul gommone che sì. te lo non ti spostare da qui. Questo si chiama gommona perché c'è la banderina là. Ci sono un po' di firme da fare, David. Sì. Un attimo solo che ti passo il contratto, controllo prima io. Dai. Abbiamo pagina qua. Dove cazzo era? Un attimo che te lo passo io, non ti preoccupare. Ah, ok. Poi ti arriva, ecco. Metti un po' di firme. Sì, io leggo la mano intanto. Ah. Ma devo... Ah, ecco. Lo vedi? Devo fare qualcosa? No, va, fa tutto da solo. Ok, perfetto. A posto, ora lo puoi parcheggiare. Ok, da quella parte il garage. Sì, c'è il garage rosso, a destra. Gira a destra e lo vedi subito. Ah, quello di prima. Sì. Non gli abbiamo spiegato come si fa la virata più velocemente. Vabbè, dopo gliela diciamo. Ma se lo scordate. Sì,
È meglio che lo diciamo perché. Eh sì, così fa prima. Guarda come gira. Che fa manovre. Ole, è andato a mare apposta. Ok. Andiamo. Come si sente? Bene, signore? Guardi, si apre la bocca e le vomito in bocca. No, grazie, ho già mangiato. Ok, perfetto. Se vuoi io faccio prima, come i pulcini. Hai presente sulle macchine come fai la sgommata? S3. Sì, esatto, idem. Ah, okay. Uguale con patate. Perché se no è una rottura di palle. Io ho visto che hai girato largo, perciò mi sono dimenticato prima di dirlo, anche perché noi spesso non lo diciamo, no? Però prego. Tu la porti bene la macchina. Una mezza specie di derapante. Non vuole andare? Esatto. Ma rimane là sotto? Sì, dopo che la chiamiamo. Guardi, vieni qua. Vieni qua. Lo vede? Lo vedo. Sì, lo vedo. Vai. E poi a prenderlo! Oh, oddio! Perché mi lancio in acqua? Prendilo, Mona, che poi c'è. Arriva il Bennis dopo. E lo devi prendere. E non lo posso prendere io, devo chiamare il carattrezzi. E mi ha dato i premi, tanto già lo sapevo che mi buttava giù. Inci, poi ti spiego, va bene, certo lì. Non mi fa entrare. Scendi e risali, devi. Vai. No, entra dentro con l'auto. Dai, che palle, però. Speriamo che c'è Supremo. Vedete che gli dice, guarda. Ha detto che devo stare calmo. Vabbè, stiamo calmi. Io da mo' che avevo chiamato la polizia. Mi interessa. Non l'ho parcheggiata. Perché la mia auto è lì? Guarda la mia auto, dov'è? Perché è in bilico? Dai, che cazzo sta succedendo qui stasera? Con voi abbiamo finito. Quel colore lì è l'unico colore. È nero. Salve. Ho capito. Perché abbiamo preso proprio il modello appositamente tutto nero. Eh? O lei preferisce quello lì per cambiare colore? Oh, ma ci senti? Appunto. Sì, sì, forte e chiaro, signore. A me mi sembra, io mi sembra che tu non senti. Alcune volte ho pure problemi per assegnarlo alla persona. Ma perché c'è un reddito? Mi dica, sono tutte orecchie. Ah, devo chiamare voi? Insomma. Prego. Sì. Allora, okay. Prego. Volete qualcosa da bere? C'è qualcosa? Vi possiamo offrire qualcosa da bere? Non lo so, il nonno mi sa che si deve andare a cambiare il pannolone in ospedale, figa. Tu una cosa, David? Che c'hai? Vodka, whisky, tequila, rum, martini, limonata. No, la marijuana ce l'hai. No, quella no. Sì. A bere non bevo perché poi li guido male. Vabbè. Forte lei. Andiamo. No. Siamo a vuoi posto? Un whisketto? Oh! Non vuole? Se io non ho i reni, cazzo. Mi esce il sangue così a caso. Allora, se lo vuole, è meglio evitare. Se vuole, le posso offrire una crasommala. Io voglio una pescica. La pescica, che cos'è? Che cos'è sta pescica? Cosa c'è, la cocaina? No, il percoca. Se vuole c'è il caffè qua, se lo vuole. Prego, un po' di caffè. Prego. L'ho data io al signor. Vediamo. Vuole un po' di caffè? La vuole anche lei una percoca? Vediamo. Guardi che sono quelle belle, la indovina. Su Arturo Moon. Come fai? Oh, mamma mia, che schifo di caffè. Il caffè faceva cagare come lo zucchero, come non l'ha messo. Io metterò zucchero in tuo caffè, maledetta. Non sa fa manco un caffè, ma i roi. Senza parole. Hai imparato a fare caffè, Mona? Arrivederci, signore. E grazie per l'acquisto, grazie di tutto, signori. Ah, vai. Arrivederci. Perché c'è un caddy qui dentro? Allora, no, però vedi, non mi piace. Se ne vanno e poi cacciamo sto coso. Senti, perché la mia auto è lì fuori in bilico che sta per cadere giù? Ecco. Non lo so. Lascia stare, Vince, troppe domande però. Se vuoi vai a chiedere a David lì fuori, se vuoi. Capo. Hai capito? No, caccia fuori, calmati. Vai tranquillo. Okay. Vai tranquillo. Beh, io devo andare a mangiare, raga. Ciao, cari. Ciao. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao, bello.
signori, è stato un piacere. Allora, io vi auguro. Che dai, mi sei... Perché vedo la mia macchina sopra? Avevamo avuto un cliente che aveva bisogno di una verniciatura. Tutto a posto? A proposito, la verniciatura va bene quella che avete o avete qualche richiesta? Mi hanno detto che comunque avete solo la nera, ma la nera... No, mica si può verniciare. Ah, il coso, sì, hai ragione, sì, quella è nera, sì, sì. Vabbè, ma è perfetto nero perché non si vede la notte, capito? Siete rimasti soddisfatti? Sì, sì. Mi raccomando, se volete fateci un po' di pubblicità. Quando ci porto la ragazza, ti posso dire se ti rimango soddisfatto? Allora in bocca al lupo. Vabbè, poi ci fa sapere, no? Signor Saggio, è stato veramente un piacere. Io la chiamo vecchio perché mi piace. Lei vecchio, mi chiami come vuole, sono no, sempre che cazzo qui. Quando vuole. Tutti i soldi. Immagino. Ah, saluto, mo. Signore, 5 minuti, arrivederci. Arrivederci. È chiuso. Fuia, fuia. Sì, al garage, al garage. Al garage, al garage. Andiamo là, andiamo là. Aspetta, che chiudo. Ma perché la mia auto è in bilico? Chi è che l'ha messa lì? Ma secondo te che c'ha? Che ne so, chi gliel'ha messa? Secondo te che c'ha, Matteo? Non lo so. E mamma non la vai a prendere? E come la riesco a prendere da lì? Puoi provare. Come la prendo sta auto da qui? Io non lo so. L'hai messa tu? Te la prendo io? Oh mio Dio! Ok, come l'ha detto? Il problema è risolto. La mia auto! È stato tu, io non ho fatto niente sto volo. Sì, hai fatto tutto da solo. Porti un attimo al negozio veloce prima che ci riavvio. Abbiamo il tempo di. Sì, sì, c'è la roba che devo prendere solo, poi l'apro la posso dopo. La mia auto, già lo sapevo che 4 minuti. 4 minuti? Sì, sì, ce la facciamo. La devo solo prendere, poi la metto dopo in vendita. Ma perché non ce la trovi più, se no? Ma che ne so, che sta succedendo, Ciottolina? Cioè, è arrivata la gangs. Pirata. No, penso che ce la trovo, però è meglio che la prenda. Posso scendere velocemente? Vai. Corri, corri, grazie. Corri. Una cosa veloce. Niente, comunque spedizione. Devi. Poi dopo vedo che cacchio come li devo mettere. Raspberry, che cazzo è? Eccola. Dopo. Sì, sì. Ma stai a guardare le ciabole. È arrivata la gangs. Perché non hai girato a destra? Infatti. Comunque io non volevo avere problemi, capisci? È giusto, no, secondo me hai ragione pure tu. Senti, Vincenzi, ha pagato la polizia? C'ho troppi soldi, devo controllare i soldi che hanno pagato. Guarda che c'è un nuovo acquisto di 780.000. Avete venduto 780.000? Mila, venduto? Sì. Venduto, sì. Ma si è andato a cattare il Frogger, che vuol da me. Te l'ha comprato? Amico suo. Quando ho venduto quello? Oh. 780. Quando? 780? Come si sì, il chi è che ha venduto? Core. Io ho venduto. Un attimo solo, faccio un attimo un po' di madonna. Ci vediamo sull'applicativo, ragazzi. No, io rientro in città. Devo sistemare le cose che c'ho in tasca. Vabbè. Ah, è vero. E tu? Lo so, una pune, lo so. Sì. Ma poi l'avete messo a posto quello che avevano portato i fornitori? Ce l'ho ancora in tasca. Eccola. Ciao, Checco. Ciao. Allora, hai detto quando? 700? Porca Giuda, 780, 780, Frogger, 780, devo vedere chi è che ha pagato e chi no, perché abbiamo tanti soldi lì dentro. Tu hai prelevato dalla cassa, come hai fatto? Oh! No, gli ho venduto il mio, che prelevato. Ah, gli hai venduto il tuo? Un Frogger era. Che cazzo, senti, ti devo dare il Sishbar. Ne ho due perché? Ora. Ah. E chi te l'ha reso? Me l'ha dato Supremo, in caso ci servivano. Ah. Ma stasera ci sei e Guido, allora, non lo so, però forse c'è Riccardo. Poi vado a vedere quanto me lo riprendo. Ma come continuo ancora un altro po', devo posare sta roba che c'ho addosso. Un attimo,
Supremo! Chi è? Ma hai ancora tutti gli alcolici addosso? Li devo andare a posare io dopo. Li vuoi passare a me? Porca troia, sta proprio. Senti, vabbè, poi li mettiamo, dai, tanto ti servono a te, no? No, io questi sono della cassa, li vado a mettere in cassa. Ah no, ma sai che gli alcolici poi sono anche... Dai, no, insomma, no, li vado a mettere in cassa. E là muovi di suga forte. Dai, dammi il cazzotto che te banno. Dai, batti 10, come dice Francesco. No, questo è il batte in faccia, rimortacci tua. Ah, ma fa dip queste parolacce, vai, rotto il cazzo. Cioè, non hai visto cosa hanno fatto? Hanno buttato un ged in acqua. Ma chi? Io devo stare zitto. Andare avanti così facciamo Devo stare zitto tutto questo. No, meno male, non te vedo più. Devo stare zitto tutto questo, odio. Fammi capire. Zero io già avevo chiamato. Ti odio, non sei vaffanculo. Più figlio di Maria. Qualcuno ci deve essere perché gli devo passare. Gli devono passare la barca a Luke. Ma c'è il contratto, ragazzi, Guido. Se comprano un contratto, lo possono fare tra di loro, capisci? I contratti ce l'abbiamo noi, ce l'ha la concessionaria Usate, ce l'ha il Benny, se non mi sbaglio. E non mi ricordo chi altro. Con il contratto possono fare da soli. Fammi vedere se hanno scritto tutto, perché io non sto capendo niente. Scuola di volo, ok. Vendita elicotteri, Ferruccio Ferrande, eccolo qua. Patente nautica. Vendita barche, non l'ha scritto però. Ah, la sta scrivendo ora. Che succede? Perché la sta scrivendo ora? No, vabbè, è meglio così, Guido, così ci cercano, capisci? Così ci cercano. È bello avere i problemi, capisci? Allora, vendita elicotteri, madonna. Roger. È un problema. Ah, l'ha scritto, ok. Bravo. Secondo te è già riavviato il server? Vediamo. Sì, già è riavviato. Riunione con tutti i giocatori alle ore 19. Dai, c'è la riunione, io non la posso sentire. Che cazzo sto in live? La riunione? Volevo sentire cosa dicevano. Hai ragione cosa, Luisa? Per me... Io mi comportavo diversamente. No, non fa niente che avevo problemi poi, non me ne frega. Supremo dice che sa. Supremo sai, giusto? Tu lo sai, io no. E la gangs. Io, già quando ho cacciato l'arma è sparato al comune, non lo so, io forse chiamavo la polizia. Spari una barca. Poi in conto devi provare, vabbè, è giusto che provano anche quello, perché l'abbiamo provato anche con gli altri. Che ti sei persa? Un paio di morti mie. Prima sono stato lanciato dalle eliche. Niente di che, ciottolina, le solite cose più o meno. Abbiamo assunto un paio di persone. Tre persone. Quante volte sei morto? Michael, tutto a posto? Oh, non mi rompere i coglioni, hai capito? Ma Michael, come ti permetti? Vaffanculo, Fiorello. Ma la moglie, tutto a posto. Lasciate, sono un Michael ingazzato. Va bene, lasciatemi in pace. Ascolta, chi è Michael? Il primo Michael mi ha detto che sono tutti morti. Il secondo pure, arrivi tu e mi picchi proprio. Ma vaffanculo. Dai, balliamo. E la musica? La metto io. Metti la musica, dai. La moglie, figlio, tutto a posto.
Perché non so preciso quante volte sono morto. Ma... ma perché picchiate? Ma sa a ridere. Mannaggia. Chi te l'ha detto? Dove sei stata, Ciottolina? Sì, girl. Vabbè. Devo sistemare la roba che ho comprato. Devo posare 6 bottiglie. Devo mettere tutta la roba in vendita. Capire quando abbiamo fatto. Vinci? Vinci, dimmi, Luisa. Supremo, sto senza barba, i capelli bassati. Tutto brutto, sono. Capisci? E poi ricordati, Supremo, che io avrei fatto diversamente. Poi, vabbè, perché tu non vuoi problemi, perciò... problemi ci vogliono, Supremo, ci vogliono i problemi. Ma non... ma no, come vengo in riunione ora? Mica... la posso far sentire, non credo. Io preferisco chiedere prima, però cioè, a questo punto faccio quello che devo fare e vediamo la riunione. Non lo so, ma vediamo. Supremo, ti odio, a me non mi saluti. Ormai Nabone è innamorato di te, Supremo. Non può vivere senza. Mi dai sempre soddisfazione quando è. Salve! Ciao Mona! Alba. Ciao! Arrivederci! Mi vedi? Fratello? No! Porco di quel... però ti sento, come mai ti sento? Ah, aspetta! È qua! Ah, ecco di qua, ti vedo pure! Ah, ora che ho saltato? Sì, perché di solito non ti sento quando... ok, poi vengo già fuori. Giustamente, l'avete buttato in acqua. Tu sei stato, hai fatto tutto tu. Aspetta che è chiuso. E niente. Poi è chiuso di nuovo. Oh mio Dio! Poi l'ho presa l'auto, già spaccata. Silenzio che stiamo in riunione. Allora, senti, mi dici una cosa. Sì? È riunione, già iniziata, non penso che è già iniziata. No, stanno aspettando ancora. Allora, mutati per lui. Dicevi? Allora, a quanto devo mettere? Tanto, a tanto. Allora, la macchinetta la metto a 4.000, l'ho pagata 3.000, la metto a 4.000 come sta nell'altro negozio. E il Raspberry? Ma che serve? Cioè, serve che cosa... per... se ho capito bene... del telefono. Serve per fare le rapine. Costa 5.000, mi è costato 5.000 a me. Cioè, a che serve? Per violare il sistema del capo. Ah. A quanto ho capito, eh. E come fai a sapere queste cose? Sei un furfante. Sì, me l'hanno detto. È per capire furfante. Che cazzo era. Allora, comunque, a quanto lo metto? L'ho pagato 5.000? Almeno il doppio. No, c'è scherzo. 6.000, che ne so. A quanto l'hai vista gli altri negozi? Non c'era. 7.000 allora. Pure io lo volevo mettere a 7.000. Ma cioè noi siamo entrati qui perché che devo fare io? Ah sì, mi ricordo ora. Sta a posto. Devo andare a comprare controlla, il nuovo controlla proprio. controlla se c'è, l'ho messo ora. Le SIM, quando le vendo? 120, giusto? Tu? Quando le vendi?
Sono 120 che ne devo sì, mettere altri. Sì. Ok, poi RC car 4000. L'hai aggiunta, aspetta. Sì, l'RC car mo l'ho messa e poi ah, basta. Devo uscire e rientrare ogni volta, perfetto. Quindi che master, ho messo di nuovo i nag. Ma mettici gli stili core se ce li vuoi mettere. No. Ma scusa, una volta cioè dovevi fare il contatto per via del negozietto, mica per altro. Macchinetta ce n'è una, il pane hanno comprato un po' di frutta ancora. Devo fare un po' di carico di frutta, poi più tardi. Oh, ma quando ti ha? Ma Vincenzo, una cosa. Dimmi. Ora che visto che c'hai la vedo che c'hai un vecchio registratore di cassa. Sì. Ora ci sta la fatturazione online. Ti sei munito di computer, partita io e tutto qua. Affanculo. Ma andiamo un attimo. Sono serio io, scusa. Non me ne frega un cazzo. Quando la polizia non ci paga. Ma poi come cazzo siamo arrivati ad avere tutti questi soldi? Qualcuno ha pagato fatture strane? 780.000 un broker. Ah, scusa, 780.000, ma ah, vero, scusami. Se fosse molto tranquillo che li vado a togliere io che mi devo riprendere il frog. Esatto, togli perché 6 è venduto proprio. Esatto, sì, togli 6,50 e resti solo il guadagno. Non so quanto costi effettivamente. 6,50, mo te lo compri, mo andiamo in aeroporto, devo posare pure la roba. Ti prendi 650.000. Tu lasci solo il guadagno. Mi raccomando, lascia il guadagno, prendi del giusto, poi te li do io quando te li vuoi prendere. Perché devo capire se la polizia ha pagato o no. Vabbò. Ma tu sei sicuro che vabbò. Ecco, sono sicuro cosa. Che è 6,50. Sì, si costa 6,50 il frog. Ma le cose tu dove ce l'hai? Che cosa? Lo sparrow, qui o lì? Ce n'è uno qui e uno lì, quindi ti do quello di là. Vabbò. Ah, però aspetta un attimo. Però che cosa? No, perché dai, lo volevo portare di qua. Lo so, uno lo passi qua, poi dopo vediamo più tardi, va bene. Intanto ti prendi 650.000 e ti vai a prendere di nuovo il frog. Io poso un attimo gli alcolici che c'ho addosso. Sì, ma vado a vedere prima quanto costa, sennò mi faccio i viaggi avanti e dietro. Ti dico che costa 650. Ma l'hai preso recentemente? Quanto l'hai venduto? L'hai venduta a 7... Quanto è? 70. Sì, costa 650, fidati. Puoi andare prima a vedere, andiamo prima a vedere, eh. Andiamo a vedere, dai. Andiamo a vedere. Che cazzo di suo? Non mi crede Fiorello, bannatelo. Esce. Vai a vedere, vai, ti aspetto qua. Se non slaccia la cintura prima non scende. Quanto ti amo. Supremo, qua ti amano e non ti fai vedere. Perché non ti fai vedere? E quindi se sei senza barba non ti fai vedere, esatto, Supremo. Non è che non mi faccio vedere, non. Capito? Oh! Ma sei Rambo? Certo, io sono 50 anni di palestra ho fatto. Era 6,50? Sì, come ti ho detto io. Vabbè, sì, come hai detto. Li prendi alla fine, fammi posa prima tutto. Poi andiamo tutti e due. Fatti vedere, no. Guarda che bello. No. Brutto. Grazie per il follow, Tizio Patrizio. Giusto, ho detto bene. Come li prendi alla fine? Fammi posare prima, senza che stai con i soldi addosso, capisci? Ah, vabbè. Golem, che cazzo è sto golem? Che master. Limonata. Condisci. Martini. 10. Rum. 10. Tequila. Senti, io c'ho una birra e un coso, non me li so bevuti, li metto in casa. 11. Whisky. 9. Ok, ti serve un contratto? No, ce l'ho. Aspetta, a me mi serve a me, te lo devo passare io. Ma prendo da qui, dai. Allora, una birra, che cazzo avevo pure una? Vodka. Ok, prenditi 6,50 e ce ne andiamo. Esci la webcam, Vinzi! Ma sono brutto, guardami.
Hai visto senza barba? Guarda che brutto. Basta. Non mi piaccio. Mi avete visto ora, basta. Esci la webcam. Zio Patrizio. Oh! Ti sai contare 650.000 dollari? Ho preso 6 milioni, va bene lo stesso? No, vedi di prenderli giusti che devo fare i conti ora, eh. Ho preso 6 milioni, va bene lo stesso? No, fai i conti, veramente, fai i conti giusti perché... Devo dire se ha pagato Aldo pure, ma non credo, non lo so, ma vediamo. Non credo perché hanno preso 1.600.000. La barca... cacchio, io mi dovevo prendere qualcosa. Ho pagato la barca e non mi... Vabbè, non fa niente, la prendo più tardi. Vai. Ti vengo a prendere di là? Eh sì, così mi passi quella. Sì. Che bel cucciolotto. Però mi hai visto? Hai visto come sei brutto? Ci vuole la barba. Ma guarda che gnocco, Luisa. Ti sei spaventata, non hai detto niente, se ne sei scappata un attimo, poi sei ritornata e hai detto vabbè, scriviamogli che è gnocco, così, tanto, tanto per... Perché ci sono solo 19 persone? Ah, perché c'è la riunione. La vedete come va fluido ora il server? 19 persone. Io non ho visto, ma sono brutto senza barba, ciottolina. Ogni volta che dici così, ma allora perché... Te la fai a zero? Perché mi scoccio, capisci? Parlo. Mi scoccio a sistemarla, sì. Come è bloccata la chat? Aspetta un attimo. Vieni qua. Andiamo. Oh, dove vai? Fermati qua. A posto lì? Non ti muovere. E niente, si muove. Scusa, niente. Come è bloccata la chat? Che vuol dire? Ah, mi sei... A te è bloccata la chat. Perciò hai scritto tardi. Dicono tutti così. Metti un po' di firme. No. Sono brutto e basta. No. Mi nascondo. A posto, lo vuoi fare? Bello, che bello quel coso che ho comprato. Ah, aspetta, Vincenzo. Dimmi. Ci vediamo là, va bene? Ah, vai di là, ok. Ho chiusa ora, mannaggia. Arriverà prima lui. Sì, ma è vero, ce l'ho il coso per regolarla, però un po'... Ogni tanto va tolta, hai capito? Da zero. Stavo leggendo la chat. Si è rotta l'auto, vediamo. Guarda che graffio si è fatto, guarda qua. Che brutta cosa. Ecco, è colpa tua, Nabone. Non è vero. Non è vero. Andiamo, andiamo. Ma mo, allora, mo se hanno comprato la barca, li vedrò più spesso arrivare lì. Quindi avrò più problemi, giusto ragazzi? Perché ho preso sta strada? Sbaglio sempre, è una cosa incredibile. Hai letto la cosa di Red? No, sì, ma non ho letto, dimmi.
Mi sono arrivati i premi. Dopo quando arrivano? Dopo quando arrivano, sì, più o meno. 48 ore, ok. Ok, che sono venuto a fare qua? Che dovevo fare? Dici cosa dovevo sistemare, fare? Sistemare tutto, hai sistemato tutto? Ho sistemato quello di là, ho sistemato quello di qua. Cosa dovevo fare più? Ti dovevi prendere i soldi per la cosa, l'hai presa. Ah, quanti soldi ho infatti? Perché no, vabbè, no, è inutile che... Ah, c'ho 3.000 dollari, ti rendi conto? 3.000 dollari. Ma è uno schifo, sei un banca. Povero. È logico, sto comprando tutti con i miei soldi. Non ti vergogni un po'? Guarda, c'è riunione civili uni, infatti volevo andare quasi, baffo. Che vogliamo fare? Andiamo in riunione, andiamo a vedere. Che dici? Ancora non sta, cioè ancora non è iniziata? Esatto. Grazie per il follow, killer. Beh, io vedo tutto dal cellulare. Buonasera. Guarda. La riunione ancora non inizia, ragazzi. Ma non ti fermare in mezzo a una strada così. Scusami, stavo un attimo guardando una cosa. Era molto importante. Cioè, devi accostare, voglio dire. Scusami, stavo un attimo guardando una cosa. Era molto importante. Quindi la polizia non ha pagato, Aldo non ha pagato. Devo... Quanti soldi ho? Facciamo la foto, Tu quanti ne hai? Vabbè, in cassa, così faccio il calcolo. Ma l'azienda non è solo il tuo, capito? Sì, è mia, tutti i miei questi soldi. Senti, non so perché non riesco a... Neanche a... Sì? Ha capito? Non riesci a dare i pugni, perciò. Sicuro. Sì, ma ovviamente a te ti mando sempre le foto dei soldi. Ok, va bene così. Quindi facciamo una pausa, dici? Sì, facciamo pausa, andiamo in riunione e vediamo cosa dobbiamo fare. Vabbè, sai che provo a fare? Cosa? No, perché? Non è per solo player, quindi non credo possa fare. Sì, infatti non puoi andare. Non so se la posso fare sentire. Ma non mi piace andare lì. Cioè, prima devo avere il consenso. Dici sì, la puoi far sentire. Ma penso che si può, perché le altre volte l'hanno fatto. Però non voglio farlo io. Dai, Dai, non riesco a... Vabbè, addio. Non mi piace intrufolarmi così e far sentire cose che magari non si devono neanche far sentire. Con calma, piano piano, e vediamo che cacchio dicono lì. Ma prima erano 2K, perché ora... perché Fiorenzo ha ripreso l'elicottero, Sime. Fiorenzo ha ripreso l'elicottero e i soldi sono scesi di nuovo, no? Ah, e mo che cacchio faccio l'host? Ban Fiored, che dite? Sì, me faccio l'host a Leo? Non c'è nessuno di COD in live. Top soldi miei. Vabbè, ragazzi, grazie per essere stati qui. Fallo a Zeb, ma che cosa fallo a Zeb? Grazie per essere stati qui, vi ringrazio tutti, buona serata, ci si becca domani... O stasera in giro per le live, non lo so. Sicuramente sono in gioco, sicuramente stasera. Domanda a Supremo, non lo so, non c'è Supremo, penso. Dai, faccio... Fammi vedere chi c'è di GTA in live, ma non credo. Cioè, che faccio? Lost a Luke? Mi sembra un pochino troppo, hai capito? Troppe poche persone da mandargli. No, non c'è nessuno in live di God. Oltre a lui c'era prima Nielsen, ma non c'è più ora. Vabbè, la faccio a Leo, ragazzi, faccio l'ossa a Leo. Lo so, ma no, non lo dico per voi, non lo dico assolutamente per voi. Se vuoi, cioè, vai, lo faccio a Luke così, a cacchio, dai. Lo faccio a Luke, dai. Però su poche persone. Non lo dico per voi, perché gli mando comunque... Vabbè. Buona serata. Dottorina mi mette in difficoltà. Poi mi devi dire cosa è successo. Quindi sei una merda, fottiti. Grazie, Sime.
No, ma è una cosa mia mentale, non è colpa vostra. Ciao a tutti. Ciao, buona serata.